tornati. Mi state un piacere avervi qua, salve voi, bentornati, bentornati amici miei, come state? Siete tantissimi stasera, pronti a vedermi urlare? Hm? Volete vedermi soffrire, è vero? Hm? Dite la verità. Guardali, guardali, salve sera. Sì, sì, ma io ho già capito, qua ho già capito, io sono il cadavere nella piazza e voi il bambino col bastone che punzecchia, finché poi arriva il genitore e fa, no, 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 non farlo. E il bimbo si gira e dice, sono stato io. Fammi firmare la mia opera. Bentornati amici, mi è un piacere. Salve a voi, salve a voi. Urla, cazzo, va bene, l'ho già fatto. Sicuramente l'ho già fatto. Chi è che c'è? Shots, DJ Alex, Dan Bell, Giorgia, bentornata. Il triste mietitore, editore, Notboccio, Join, Patrocco, San, amico mio, Dark, il Bewe, Mark, salve a lei, Alcolic Viper. Eh, che altro c'è? Fed, Star, ciao bestia, Lino, Non Cufo, Christian, bentornato, Zio Jack. Quanti veloci, Cacogamer, Cacopuzzolo, Alberto, Davide Andrea salve lei, salve lei, spero tu abbia fatto partire la pubblicità prima durante la, la sala d'attesa Così non cacca il cazzo durante la live Allora, grazie mille ragazzi a tutti voi che vi state scrivendo Avete il metallo nelle cazzo di vene Allora, questa settimana è un po' particolare Ci ha un po' martoriati a noi, a, noi, a quelli di CoopTV eh, Cioè, in realtà non è successo un cazzo ragazzi, state tranquilli Però Andrea è eh, nella lista nera una lista nera che è stata stilata da Dio, Andrea è lì, eh, Dio non gli vuole bene, quindi, quindi, eh, è in quarantena perché ha avuto contatti col Covid, come ha detto sapientemente nella sua story, uccidendo l'italiano con un Kalashnikov, praticamente, ha avuto contatti col Covid, eh, porco due Andrea, io non, non, non ho parole, e quindi, grazie Beppe, e quindi, e quindi... È in quarantena. Quarantena per ora forzata, poi dovrà fare. Cioè auto, auto si imposta. Poi auto si imposta, wow. Poi dopo dovrà fare il, il tampone. Vedremo i risultati. Comunque sta bene è asintomatico. Ride, scherza e fuma come ha sempre fatto. Mm? Amen? Mm? Mentre il problema sono io, ragazzuoli. Quella placca che avevo in gola ora è diventata tonsillite. Sotto la barba, infatti, ho due coglioni, grandi così pulsanti, che non avete idea che alitosi mi creano. Ora che vi ho messi comodi, comodi, e come dire, vi ho preparato per il tutto, direi di partire e iniziare questa nuova e sorprendente puntata di Layer Sofia, perché oggi lo finiamo sicuramente, quindi... Mando le ciance, ciancio le arance, e ho notato nella scorsa live, e nessuno me l'ha detto e non so per quale cazzo di motivo, non si vedeva un cazzo, voi non avete visto praticamente una minchia, cioè tutta la, tutta, tutta la live buia, quindi adesso alzerò un pelo alla luminosità, perché altrimenti voi secondo me non vedrete una merda, perciò di, ditemi se... Ehm, poi devo alzarlo meno, non ne ho idea, va bene. Mm? Era un po' buio, eh, cazzo, sì. Bastavi te a ah, brillo di luce propria come una stella. Come una supernova. Sto facendo partire il gioco intanto. Non era buio? Eh, allora non sto capendo più un cazzo. In realtà dipende molto dallo schermo, eh. dallo schermo che avete. Perché alcuni telefonini, se guardate, se guardate la live da dispositivi mobile. Eh, alcuni telefonini sono strascuri, epilessia fotosentibile, è buono. Eh, alcuni telefonini hanno le, 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 il, coso, eh, il monitor super scuro, altri invece è super chiaro. Poi, anche se ad esempio il mio vecchio Samsung, anche se aumentavo al massimo la luminosità, non si vedeva un cazzo perché aveva il, il nero, quello sincero, quello vero, QLED dove eh, è, è nero vero, è buio nero. È buio nero. Mi banneranno sicuramente la live, è molto palese. Via, si parte. Vediamo se è tutto quanto c'è centrato. Sentite, che bella musichetta. Ragazzi, ma è uscito un nuovo Amnesia. Ne vogliamo parlare? Lo porteremo nel canale. Cop TV, eccolo qua. Carica. Cristo. Allora, vediamo un po' di. Uh, b -b -b, grafica, suono, controlli. Direi grafica. Vediamo se posso aumentare. Eccola qua. Dovrebbe... Regola luminosità. Allora, ve veramente un pelo. Indicatore finché il ritratto risulta appena visibile. Guardo sullo schermo. Sullo secondo schermo per vedere. Un pochino sopra la metà. Dai, così dovrebbe essere un pelo meglio per voi. E così avrò meno paura io. No, non è vero, ragazzi. Non mi cambia un cazzo da te. Let's do that. Va bene? Continuiamo. Dio, cos'è quella roba? Bene, partiamo benissimo. Ah. Ah, è proprio. Buono. Cioè, partiamo così a bomba? E che è? Porca Troia, dai, figa. E... Ah, ma è un pesce, ok, no ragazzi, allora, avete presente eh, eh, Rorschach, il test di Rorschach? Ecco, mi sembrava questo l'occhio, cioè questo è l'occhio della triglia del pesce rosso, e quello sopra, che pare un seno fertile, sembrava l'altro occhio, del, de, de, un altro occhio, quindi sembrava una faccia. Poi, però se lo guardi da lontano, effettivamente, è la cena che ha mangiato ieri Katia, che si ostina a mangiare queste cazze di robe asiatiche, e il risultato è che gli servono queste cacate qua. Buono, un pesce senza lische. Io vado, ma come l'hanno distrutto sto po' Ah, ma la vernice è giustamente È <ride> incredibile ah, 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 eh, Non è soggetta alla fisica, come vedete <ride> Quello stucco, quello buono Lo stucco, quello bello Allora, abbiamo preso tre oggetti, ce ne mancano altri tre Quindi eh... E se fallissi? Lo scopriremo presto, si parte Ho cambiato idea, ragazzi Ho cambiato idea Avete giocato a Code Vein? Yes, ne parleremo dopo la live. Ma è Andrea è orrendo, come? È in 4K, sì. Bene, sei spento tu! No! No! C'è la donna che flickera! Cristo santo, grazie mille, Giorgia! No, chi lè? Il drago su Twitch, lo tuvalalla lalla per tre mesi di fila, perdonatemi, ho confuso i nomi. Ignorala? Ma non le ignoro mai, ha una mannaia, Flickera non le ignoro. Come faccio a ignorarla poi? Oh Dio, Dio. Allora, io vado avanti, eh? Cos'è sta roba vernice? Ah! Che cazzo? Credo sia nostra figlia. Credo che questa roba l'abbia disegnata nostra figlia. Sta per succedere un putanaio. <ride> Stiamo per avere un jumpscare. Io non avrò paura. Ma voi sì. È vero? Ecco, se mi ritrovo mia figlia che si mette a disegnare sui, sui muri con i pastelli, probabilmente... Ah, la porta dietro... Ok, chiusa. <ride> Ci sono dei vetri rotti. Ora probabilmente chiamerei un imbianchino per... Ucciderla, eh, c'è un battito cardiaco di sfondo che non mi piace. Sì, gli bianchini ragazzi fanno anche quello di professione. L'ho scoperto su The Irishman, infatti, i killer. Oh, non si può aprire questa porta? Perché è sparito il. Oh Cristo, Dio, ci risiamo. Oh mio Dio, ci risiamo. Credo di aver pestato i vetri. Ah, 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 ok. okay. Cos'è sta roba? Non vedo non, non vedo, non riesco a capire. Non riesco ad aprire. Non... Selfish? Come? Pronto, non riesco ad aprire la porta. Perfetto, buono, egoista. Ho paura. Ho paura a girarmi, perciò lo farò lentamente guardando molto in alto. Avremo un jumpscare. Tra 3, 2. No, no, bene. Eccola là. Che è stato? Pronto? Ah! No 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 no! Che bel cane! No 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 no! Allora, mi metto qui, va? Dio santo, quanto odio sti giochi del cazzo psicologici, mi fanno venire... Ah, No 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 no! Fuori dalle palle! Via! Apri sta cazzo di porta! Ciao! Il jumpser era il cavallo rosa? Ok, mi devo togliere la camicia, ragazzi, c ho, c ho già caldo. Scusatemi, ma no. Enrico, benvenuto. <tossimilazione> <tossimilazione> Corvi, idiotina. Se quell'orsacchiotto puccioso. Mi salta in faccia, giuro che... Che cazzo? Eh, vorrei leggere. Che? Okay. Ah, è un cappellino. Festeggiamento. Ah, ecco cos'è. Ho capito. Ecco perché era con la fissato con la domenica. Perché era il compleanno della figlia. Oppure stavano festeggiando il divorzio. Non ne ho idea. Buono. Io procedo, eh. Benissimo, benissimo, benissimo. L'ho già detto. Che cazzo è quella roba che cammina? Cos'era un ratto? Un problema di infestazioni e di vandalismo. Un altro orsetto con la lettera B. Che cazzo vuol dire, scusami? Perché c'è... tutte le frecce che indicano il centro? Perché tutte le strade portano a Roma? Ah, ma siamo sempre qua. Sì, quello era un ratto, eh, l'ho visto. Stavolta l'ho visto, sono sicuro al 100%. Provo ad accendere sta luce. Oddio. Eccola là, lo sapevo. Lo sapevo che finiva così, era ovvio. Era ovvio. Porca troia, ragazzi. Ok, eh, avrei voluto esaminare di, di più l, 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 il manufatto, ma non, non, mi è, non mi è stata data la possibilità. Suppongo fosse una donna incinta. Marriage Guide, guida al matrimonio. I ragazzini nel matrimonio. Ma perché? Aspettare l'inaspettato. La magia quotidiana dell'incesto. E eh, della genitorialità. Il nuovo libro di Molly Pearce a Pierce. Ma Molly Pearce, chi cazzo era? L'abbiamo già sentita. È un'opera da non perdere per i genitori che stanno aspettando il loro primo figlio e vogliono creare un ambiente felice e sano per il bambino. Ordina adesso e ricevi una serie gratuita di nastri motivazionali. Forte e abbastanza, volume 2. Buono film interessante, interessante, perché no? Oh Cristo santo. Posto? diceva lo allo psicologo, non mischiarle col whisky. Ma che ci devo fare? Queste pastiglie sono più buone col whisky. Allora, sta porta palesemente non si aprirà, però io la tocco perché... esatto, giusto per testare la mia uh, scemenza. Qua c'è un'altra lucena che devo squit? Ok, i ratti stanno per spaventarmi. 3 3, 2 1. Che cazzo è quella a fare? È un fiocco? Non disturbare, attenzione. Libri: Libri che non credo di poter. No, esatto, non posso interagire e stiamo per spaventarci. Salve. Mi sino, eh? Che cazzo è sta. C'era una faccia, c'era una cazzo di faccia. Oh mio dio, basta. Ah, ma ha disegnato? Che figata! È disegnato, è diventato tutto disegnato. Che fantastico Morales! Beh però! Allora, abbiamo un lampadario! E il cavo del lampadario. Giù, potrei. impiccarmici! Porre fine alle mie sofferenze e delle scarpe! Honey, you don't even know yet if o una girl. Ma non ho capito, la figlia alla fin fine è cicciata fuori, è uscita dalla madre o è morta prima? Questa, questa è una domanda che secondo voi ragazzi la bambina è già morta? Quella è la mia mansarda, buono, perfetto? Com'è un pene? Cos'è un pene? Questo gioco è stupendo? No, lascialo decidere a me. Morta sicuro, sì, ma è morta, è morta prima, quindi la madre non ha fatto in tempo a sgravare. Il pane non è uscito dal forno. Il lievito l'ha fatto scoppiare. <ride> Dio. C'è un, cioè, ci un bellissimo documentario su. Bellissimo, perché comunque sono nozioni da sapere, ragazzi, sto palesemente temporeggiando. Di eh, un documentario indiano dove si vede questa. Que, que, queste, que, queste, malattie abbastanza particolari, dove i bambini scoppiano prima ancora di uscire fuori. Cioè, e, sono, sono, e sono robe abbastanza. Non guardatele prima di mangiare, ecco. Dico, o mentre mangiate. C'è gente che ha lo stomaco abbastanza forte. Challenge! Guardate i feti prima di. Mentre, una, farò una, Farò nascere una challenge su. YouTube Ok, non è successo niente. Buono, qui non capisco che cazzo io debba fare. Sto aspettando l'infarto. Palese, che qualcosa dovrà colpirmi. Ah, ma mi ricordo di. Ragazzi, avete notato una cosa? La conformazione delle stanze è sempre la stessa. Ciò significa che noi siamo in casa, siamo sempre nelle stesse stanze. Semplicemente tutto quanto cambia. Qua, ad esempio, preso, mi ero preso un infarto l'ultima volta. E sto per prendermelo di nuovo, vero? Qua c'era una faccia che non posso più. Osservare. No, io non vedo un cazzo, ragazzi, vi giuro. Non, non sto vedendo, non so cosa sto facendo. Sto aprendo delle ante, suppongo. La porta si può aprire o no? Ah, sì. E tutto è cambiato. Buono. Uh, vale RTX qua, incredibile. Che cazzo sto schiacciando? Stronzi di cartapesta. Allora, fammi accendere qua. Che C'è scritto? Niente. Perfetto. Lo specchio mi sta per far infartare. Palesemente comparirà una faccia. Eeeh, oh, ma che figata! Ah, figa sta roba. Buono, bene. Eccola là. Un uomo nero davanti a una casa. Ma questo è razzismo. Però è giorno. Suppongo che lui sia nero perché nonostante sia giorno, appunto lui è nero, quindi è proprio un uomo di carnagione africana, ecco. Arco 2! Pidocchi dei topi, zone calve, sanguinosi capelli... Non... Fa ridere. Pidocchi, topi, capelli. Tutte robe che ho conosciuto e che ho perso col tempo. Non mi hai dove sono le forbici. Eh, già. Ok, l'uomo nero. Ci siamo. Via. Anche sembra un quadro. Bellissimo. Sette anni di sfortuna. Sì. E ragazzi, il problema è che io mi spavento così tanto perché ho l'audio a manetta nelle orecchie. Lo faccio per voi. Quanto appiccicato que, 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 quella roba lì sul muro. Fa abbastanza cacare. Allora, con calma, vediamo dove porta sta porta. Perfetto, richiudiamo la porta. No, richiudila. la cazzo di porta. Non si chiude la porta. <ride> Fine di tutto. Chiudi sta cazzo di porta. Bravo. Bravo. Il pianto viene anche da qui. Oddio, non so più dove andare. Aspetta il pianto. No, è l'asciuga. Porco due, no. Salve! Che cazzo succede? Che devo fare? Che cos'? Dove? Che è sta roba? Uh, si è segnato le mosse. Ti piace vincere facile? No, accendi la luce, per l'amor del cielo. E che cazzo serve? Vuol dire che mi sto per prendere un infarto. Ok, io mi giro veloce, ragazzi, eh. Mi giro veloce. Ah, ho vinto. Chi l'è? Davide, grazie mille, Rotomalalalla, my friend. Buono, ci siamo, ci siamo, ci siamo, sta funzionando. Cioè, significa che devo per forza passare per di qua. Che cazzo vuol dire il cuore, il cuore ragazzi? Avrà un senso. Quelle sono sedie. Mm, molto barocco, sta cosa. È un cuore dentro un volto? È vero. Cazzo, che occhio che c'hai, bravo. O oh, brava, non ho visto chi è. Mr. Gate, bravo. Stiamo per spaventare. Pensavo fosse una gabbia quella, invece no. Ok, dove cazzo vado? Beh, di là no. Cioè, col cazzo. Uh, c'è un corpo, una linea e dall'altra parte c'è la testa e delle frecce che ci dicono... Che la testa si è. Probabilmente sta ancora girovagando per questo spazio. Forse la bambina ci sta aiutando. Quindi, forse io devo andare nel luogo brutto e cattivo. Questa, questa è la madre? È possibile? Questa è natura morta? È possibile? possibile che muoio prima? Eh, prima. Io ho paura di girarmi a sto gioco, ve lo dico, ragazzi. Non so se posso passare per di qua. eh Io, 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 io provo, eh. Non so se sia una, una bella idea. Passare per di qua. Ah, oh, Dio! Dio! Porca troia! Ah! Porca <ride> puttana, sono vivo! Ah, era scriptato? Andava fatto? Salve. Non più, eh? Mai più. Perché è tutto bianco e nero? Non è più bianco e nero, non è più un problema mio. Scusate ragazzi, ho la, ho, ve, ve lo ripeto, ho la tonsillite, fatemi bere un po' d'acqua perché sennò mi partono... Lo, cazzo le, le sputo poi sul, sul monitor. Mm. Cazzo di dolore. Il dipinto sta flickerando. Bene? Napoleone comunque sta parlando alle nostre spalle mm. oh mio dio no ah, ah! che cazzo ma che, chi è il disturbato che ha fatto sto gioco? Io me ne vado, io me ne fottutamente me ne vado. Salve! Ditemi che l'avete vista la faccia nel quadro, per favore. Questa porta non si. questa, questa cosa non si può accendere, perfetto. Ma è la stessa stanza. Notare come mi giro abbassando la testa perché ho paura di farmi un jumpscare di quelli che ci rimango lì. Allora, continuano ad esserci queste cazzo di. di, 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 di strade per te, di. di, 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 di come si chiama? Di, di tracce per terra. Quindi suppongo io debba. Boh, assecondare il gioco. Eh sì, stiamo palesemente facendo il giro. No 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 no! Ah, quella era una bambina! The Stellar? Ci siamo? Ma... Posso... Uh, che figata! The Physics! Non voglio andare avanti, ragazzi. Per favore, no, vi prego. Salve! I libri sono m, caduti, ma non vedo cambiamenti qua. A posto? S -s siamo a posto? Posso passare? Eh, l'ha chiusa la porta. Dio santo. Sì, Matrix il cazzo. Ma Rambitch Run, Run dove? Dove ranno? Non posso andare da nessuna cazzo di... questo gioco un enorme corridoio. De devi per forza prenderti gli infarti. Eh, me ne sto per prendere uno. Eccolo lì! Ah, oh, Dio santo. Nico benvenuto, bestiaccio metallico. E' venerdì! Dio! BASTA! 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 C'ho il buco del culo che cazzo si sta stringendo talmente tanto che è diventato un buco nero! Porca troia mi sto, sta collassando su se stesso! BASTA! Che è sta roba? Buongiorno Tu! Bimbo di merda! Tu ti, tu, ti, tu ti animi, vero? Io lo so che ti, te, tu adesso ti alzerai e ti animerai. Quante bambine morte qui? Che è stato? Pronto? Che diavolo è quella a fare? Credo sia regalo per la bambina. Possibile? Ah no, è una casetta. Buono. Ah! Ragazzi, ho i, ho i, ho i fottuti brividi sulla pelle. Cioè, ho proprio la, la pelle d'oca. Oh mio. Ma ci sono sempre più bambole o sono io che sto impazzendo, ragazzi? Bene! Oh Cristo Santo, ragazzi. Perché mi sono infilato qua? È palese che adesso sto per prendermi un altro infarto, vero? No? Ah! No. Beh, giustamente, mi stanno facendo riposare il cuore. Guarda che il quadro mi sta fissando, sa? Mi sta facendo grosse, grasse risate. Le bam Quella bambina sembra un ragazzo che picchiai quando ero piccolino. E ero piccolino anch'io, ragazzi, non è bullismo. Cioè, si litigava, eravamo ai giardinetti, per Dio. Si vestiva così comunque, da bambolina. Non è per questo che l'ho picchiato. Credo. Non lo so, ero piccolo. Non sapevo che stavo facendo. Non vedo un cazzo. La porta è chiusa. Ragazzi, fate voi. Si può comandare il gioco da Twitch. Oh mio. Ah, un cazzo! Oh mio Dio, l'ansia! Che devo fare? Ciccia! Dai, lo so che mi dovete... Lo so che dovete farmi venire un infarto. Dai, pochi cazzi. Vabbè, dovrò interagire in qualche modo. Eccola là. Bene. Che bel sorriso. Quindi... Eh, 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 che cazzo? Ah, io guardo il muro, non me ne frega un cazzo, io non mi giro, non mi giro, non mi giro! Wow. No, 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 no. Ehi, 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 apri! Non è finita, non è palesemente finita. C'è qualcuno alla finestra, no. Oddio, il quadro continua a sciogliersi. Che devo fare? Che cazzo devo fare? Fatemi... Cos'è sto robo? Sì. Ok, infarto, tra 3, 2, 1. Che cazzo? E là. Ma tu guarda. Non l'avrei mai detto. Allora, teoricamente dovremmo finirlo oggi. Ma, considerando il tempo che ci sto mettendo per fare due metri, probabilmente lo finiremo tra tre live. Ci siamo. Oh, l'abbiamo trovata. Finalmente padre e figli riuniti. Vieni qua. Seguiamo la bambina. Mm, non mi piace per niente. Mmm, me la sto prendendo in cu. Ok, qualcosa non torna. Non seguo la bambina. Ho fatto una puttanata. Scema, no. Ehi, hey, hey, Ehi, hey, hey, Ehi, hey. Ehi. Dio mio, non voglio vedere. Non. non so dove sto andando. Oh Cristo santo. Ma che cazzo di problemi devi avere quando crei un gioco del genere? Devo tornare indietro, vero? Non voglio tornare indietro. Oh mio Dio. Ah 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 ah. Eccola là. Ok. Va bene. Dai su, infarto. Infarto, infarto, infarto. Dai, vai così. Ma ah, che bello. Che diavolo è? È una bambina? È una bambola o una bambina? È una bambola. No, mi sa che è una bambina. Che faccio? La picchio? Non lo so. Andiamo a picchiarla! Ah, ah. Ehi! Ehi! Cazzo succede? Ma ho perso? Non dovevo farlo? È giusto così? Non capisco. Oh mio dio, ancora. Porca troia, ma quanto disturbante! Che posto confortevole. Allora c'è. Ah! Ah, il bimbo del ba bambolotto. Oh, ah. oh, oh, mi scusi, princess. No, 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 non mi cuore. Vi ho trovato un nuovo. O, peggio di me, Daddy, mi farai un altro dolly. Ho capito, ragazzone. Questo è il prequel. Questo è il prequel di Toy Story, mi pare ovvio. Bene. Salve. Salve. Vi prego, basta. Non ce la faccio un po' più. Eh? Ok. La porta si è chiusa dietro e c'è stato un leggero scatto. Quindi caricamento, quindi. Sta per succedere qualcosa di orripilante. E la... Oh, credo che sia la pazza. Non sta avanzando l'ombra, vero? Ok, devo fare attenzione, ragazzi, perché credo che, 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 che io debba scappare prima o poi da qualche bestia. I had the most beautiful dream last night. La I dreamed he came to me, embraced me, loved me as he once did. But we both know that while I dreamed my silly little dream, it was you, it was you he really lusted for. Okay. Oh mio dio! sono nella merda, non guardare attorno, non guardare indietro. Così. Così, così, perfetto. Guarda che roba, sta funzionando. Sta funzionando. È <ride> chiusa. Sta funzionando. E... Voilà. To. 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 Queste cazzo di porte che non si aprono mi danno fastidio. Allora, calmi, perché qua le frecce mi dicono di intonare Andrea, eh. Mm, chi lei? Frizi, ciao bestiace, grazie mille. Allora, No, aspetta, tu frizzy Non so come... Com TW frizzy Fine. O frizzi. Frizi, sì. Oh. Non so, ragazzi, sono dislessico. E non so l'inglese, fate voi. Ok, c'è una strana musichetta di sfondo. Però è tutto, tutto molto acceso. Mi sento positivo al riguardo. Dio santo. Che? Okay. Che è stato? Ancora. Porca troia, quanta luce. Fottuto cane. Ah. Devo attivare il carion. Ok. Devo attivare il carion, deve esserci quindi qualcosa che io debba Queste cazzo di bambole sono da calciare. Qua c'era il pupazzino del bambino l'altra volta. <ride> no, cazzo che... No! Ai, 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 Fine? Nessun jump scare? Strano? Devo trovare un cariono, ragazzi. Devo trovare un cariono. O quello o del te lente in un occhio. Forse è più piacevole un te bollente in un occhio. E chiusa la porta. Buono buono, quindi devo fare, devo fare qua, devo capire che cazzo. La palla si muove da sola. Bene. Ci sarà qualche cazzo di roba che... Dio mio! Death? Buono! Non posso fare nulla, non posso sentire. I cassetti, i cassetti. Sta cazzo di palla. Ah, ma la colpisco io. Eccolo qua. -pia piano, piano. Posto? Fatto? Ok. Eh, no, no, no. No, siete scemi? Ma che cazzo di idea è? Il quadro. No? Stiamo per morire. Stiamo per morire! Buono. Le robe iniziano ad animarsi. Bene, Eccala là. Le bambole non ci sono più. Diavolo è! Oh! Bene! Buono! Perfetto! Mm. Allora il segreto per non aver. Il clown si è fermato Il segreto per non aver paura È fissare Un punto ragazzi Guardate quel punto lì E non distogliete lo sguardo Da quel punto lì Guardate sotto il carosello Guardate lui Non guardate il carosello Dio Ah Bonnie Bene Comincio a capire dove sta andando a parare siamo... Silenzio bambino e notte fonda. Eccola là. Le stelle si, si spengono, il buio è un'onda. Bene, buono, dai. Mamma veniva per la ninna nanna. Ciao, ciao, ciao. Ora è scomparsa, chissà dove è mamma. Ciao mamma. Però. Sono dei cazzo di geni, però. Eh. Dal punto di vista stilistico, questo gioco è da 10. 10 pieno, io lo dico. Ora, per non farmi venire un infarto, mi metterò qua nell'angolo. Eccola là. Un cane a tre occhi. Anche questo, nello stesso documentario indiano di prima, si poteva trovare, ragazzi. E eh sì, era il feto che c'era dentro la mamma. Che è stato? È stata la porta? Non ho guardato. Oddio santo. La porta è chiusa. Buono. Bene. Ma che meraviglia. Ma che cazzo volete da me? Che? Qualcosa è cambiato. Mi rimetto nell'angolo e guardo lentamente dall'altra parte. No, non vedo cambiamenti. No, sì, mancano le robe sulla parete. Sarà aperta la porta adesso? No! C'è un bambino che ride. Ah, c'è una roba sul letto, una ciocca di capelli. Buono! Che cazzo? Questo era special brush. Come di ma E palesemente i capelli di sua moglie. I Will this really work? Fuck it. I was halfway through, e like Sì, abbiamo la ciocca di capelli. Quindi abbiamo anche il pennello adesso. Abbiamo la tela, abbiamo il sangue per dipingere, abbiamo il pennello per dipingere. <ride> Eeeh però! Credo che la visita dell'oculista sia più o meno fatta così. Si è svenuti, buono. Ci siamo, siamo tornati qua. Per l'amor del cielo, mai più, arrivederci, è stato un piacere, più o meno. Oh, siamo tornati a casa. Dio mio. Ok, ci siamo, ragazzi. Ci siamo. Ci siamo. Ah, sì, devo metterlo qui. Cosa è che c'è scritto? Fatto. Andata, eh sì, insomma, insomma. Ah, Muni... Rotovalarla, gentilissimo. Imperaio per tre mesi di fila, grande bestiaccia. Che cazzo è sta a fare? Buono. Che sia nostra moglie? Ricordiamoci che un incendio l'ha sfigurata, è possibile che sia lei? Capisco anche perché a letto non funzioni più tanto bene, ecco. Cristo Santo, un ghoul di Fallout. Quindi, non riesco a muovermi. Allora... Eh, vediamo cosa c'è scritto qua. Era un pennello speciale. Come... Ah no, si sì, ripete la frase che abbiamo letto prima. Quindi, ripeto, abbiamo la tela, il sangue per dipingere. Questo cos'è che era che non mi ricordo più? Dovevo staccare la carne dall'osso. All'inizio non sapevo come fare, ma poi l'ho tagliato... Perché abbiamo un osso? Che cazzo serve l'osso? Per far che? Ah, uniti insieme forse fanno il pennello, sì, ok. Ci mancano altri due. Cristo, due, non ho voglia. Altri due eh, oggetti. Bene, non aprirò mai più. Non aprirò mai più quella scatola, quella che è quella cassa. Qui non credo ci sia nulla di interessante. Sti cazzo di bambini. Buono. Tra l'altro l'altro giorno ragazzi ho visto IA. Non so se la, sapete che film è, un film di... Di Spielberg, tra l'altro. Dove prima dove essere, eh, stato, Doveva essere fatto da Kubrick. Poi il progetto è stato preso in mano di Spielberg. È disturbante. Io non mi ricordavo fosse così inquietante quel cazzo di film. Eh, ma non siamo ai livelli di questo gioco, ecco. Buono, e qua abbiamo un, vi, un bivio. Ditemi dove andare, destra o sinistra? È angosciante abbastanza. Abbastanza. Se l'ha il pannolone sempre a portata di mano. Destra e destra sia. Sì. Oh mio dio, ci risiamo. Non sta funzionando. Oh mio. Bene. Il cane sta affogando? E lo stanno pescando con un rampino. È un cane o è un pesce? È un pesce cane. Qualcosa comparirà da quella finestra. Ehi! No, no, no! Silenzio! Shh, sh. È chiusa, porca. Ok, c'è una porta al centro. È un quadro lì. Non ho voglia. È chiuso, bene. Bene, non posso leggere fiammiferi. Perfetto, perfetto, perfetto. Ancora quel cazzo di quadro disturbante. Tette, tette, tette. Buoni, buoni. È stato solo un calo di tensione, ragazzi. Che cazzo succede? No, 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 e dai. Figa, non c'è un attimo di pace questo gioco. Avrei dovuto fare un capitolo alla volta, porca puttana, perché è veramente fastidioso. C'è un'ombra! Che è? Un ok, è okay, una sedia. Cos'è che c'è scritto? Non riesco a leggere. Vai in, cer in cerchio. Going in circle. Buono. Sas, salve. Oh mio. Non hai pagato le bollette, perfetto. E serve lei, Stefano, serve lei. Avete il metallo nelle vene 3, 2, 1. Infarto, facile da dimenticare. Cos'è che ti scrivo? Delirante, no, dissettato. Delirious, dissennato. Ah, infatti, dicevo ubriaco. Buono, bene, e c'è un quadro. Fallo bene questa volta. Andare in cerchio, in fa 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 Farto, farto, infarto, no! Ai! Dio! Rimpara dai tuoi errori Tempo, 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 bla 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 E che cazzo vuoi da me? Oh, Cristo C'era questa prima? Aspetta, forse c'è qualcosa qui mi serve una molla, qualcosa? No. Buono. Le porte saranno chiuse, suppongo. Ah no. Che cazzo... Non capisco se è la stessa stanza di prima, se è il corridoio di prima. Oh no, sì, mi sembra il corridoio di prima. Eh, direi di proseguire per questa stanza qua, ragazzi. Se riuscissi ad aprire questa minchia di porta, che non vuole restare aperta, mi fa piacere. Si chiude da sola. Cos'è che c'è scritto? Memorie? Ricordi irrequieti? Buono, io direi di passare per di qua, ragazzuoli. Penso che sia la strada giusta. Ieri se serve lei, bestia, cemento, non vene. È quello di prima. Che idea del cazzo? È un'idea del cazzo, è della mia idea, non copiatela. Mettersi la lingua tra i denti non è la cosa più, più giusta da fare in questi giochi, ragazzi, altrimenti finisce che me la mozzo. Qui abbiamo un busto olimpico. Qui abbiamo quello che sarà, un busto. A breve, la testa di un busto. <ride> Questo tra l'altro deve essere un quad no. Io ragazzi non sono un esperto in arte, ma ricon ricon sto riconoscendo alcuni dei dipinti. Ditemi voi se, se è giusto o no. Se sono io deficiente. Oh, ma mi sembra di vedere alcuni dipinti... Cioè alcuni dipinti mi sembrano... siano veri. Dov'è sga dov dov uno sgarbi quando serve? Quando c'è un cazzo, qua si può accendere e spegnere pure questa luce. Non so perché lo sto facendo. Buono. Ho paura. Ho oh, tanta paura. Questa porta, dimmi che non si apre. Sì, purtroppo si apre. Salve. Non chiudere dietro, eh. Tieni aperto lì, bravo. Make up your. Deciditi, fai la tua decisione. Perché devo fare la mia decisione? Che sta succedendo? Ah, vedete, però, ragazzi, questo è l'altro studio, ve lo ricordate lo studio? Vado di qua. Me ne sbatto i coglioni. È, è sbagliato essere curiosi nella vita. Perché essere curiosi? Che serve la curiosità? Ah! non, non fate un suono. Non sta venendo di qua, vero? Ok, se io la fisso. Lei rimarrà lì. Shh. Che devo fare? Andargli contro? Stai lì, eh? Ma è la stanza di prima, quella, sì, credo di sì, non ne ho idea. No, non è la stanza di prima. No, col cazzo che vado da lei, perdonatemi. Andiamo di qua. Ok, lì si sta per muovere qualcosa. C'è un jumpscare tra 3, 2, 1... Ma per chi mi hai preso? Non vedo facce. Oltre ai vetri. La porta lì è chiusa. Spero che lei non ci ci fuori. Qua io non ci vado. Io qua non ci vado. Io qua dentro non ci voglio entrare. Ci sarà un altro jumpscare. Col cazzo. La porta è chiusa. Ci devo andare. Ma vi rendete conto quanto sono dei pezzi di merda? Dark, benvenuto. C'è qualcuno dietro di me. C'è qualcuno dietro di me. Ah... No, 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 c'è un'ombra dietro di me. Porca troia. Katia, che casino stai facendo là dietro, pure tu. Ah. Ah. Ehi, hey, c'è un oggetto qua. Una chiave? La chiave per la porta, eh? Basta, ratto di merda. Salve. Dio. È addomesticato. Mi sta guidando, mi sta aiutando, è palese. Va vado, eh. Caputtana, gli intonaci che cadono. Buono. Sec secondo me, ragazzi, quando vediamo la casa, semi distrutta così. Questa è, la è così come il ratto. Il ratto e la, e la casa distrutta sono la realtà. Cioè, questa è come la casa adesso, per via dell'incendio tralasciando le candele accese a queste stronzate qua. Quindi forse, questi forse sono i rari momenti in cui noi ehm, ci rendiamo conto di quello, che, di quello che è, di quello che era la nostra vita. E quel cazzo di ratto, probabilmente un ratto circense, ci porterà alla nostra salvezza. Non posso sfruttarlo e fare soldi. In Russia amano queste puttanate. La porta è chiusa, è buono. Ah, c'è un chiavistello. Salve! Ehi! Basta! Che cazzo. Non voglio alzare lo sguardo. L'ansia è alle stelle. Devo tornare Andrei, vero? Ah, no. Ok, buono. Quindi la strada è giusta. C'è un ratto. Ce n'è un altro dietro? Ah no, è la coda che si baga col, col, col legno. Figa, come si muove male. Suppongo che sia uno di quei. Ah, toto, to, guarda. venno per, per Topi. Suppongo che sia uno di quei giochi dove. È tutto bello esteticamente, curato nei dettagli, texture incredibili, ma poi le animazioni sono un palo nel culo. Salve a lei! Però. Oh! Topolino sottosfratto! Che ve lo ricordate il Topolino sottostratto, ragazzi? Se non avete mai visto il Topolino sottostratto, non avete avuto un'infanzia Cat, Dog, Rat. Cosa vuol dire? È un labirinto. Ah, devo, 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 devo seguire il ratto? Qual è il numero del ratto? Allora, seguiamo la linea. Pare che sia l'8. Giusto? Che devo fare con l'otto? Sarà probabilmente una sorta di... Cristo santo. Una sorta di... Ah, ok, ottimo. Ah, aspetta, 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 ok. C'è una combinazione qui. Quindi io devo fare... Cane, cioè gatto, cane e ratto. Ok, quindi... Il gatto è qua. Tra 20 minuti riuscirò a risolvere questo puzzle elementare, quindi 4. Il cane è qua. 2, 8. Buono, bene, dai. Ho vinto. Mello, salve lei. Qual era il numero? 4. <ride> Cazzo, per leggere Mello mi sono dimenticato. 4, 2, 8, grazie. 4. Quanto è bagata la freccia? Perché mi si sposta di là così? Che fastidio. 4, 2. 8. Voilà! Non va? Oh, pronto, ciccio. Non, non è quella corretta? Ah no, aspetta, magari adesso... Eh no, si dovrebbe, si dovrebbe scattare lì. Ho cannato? Oh mio dio. Ah, perché le linee, è vero, giustamente le linee magari sono confuse. Ah, aspetta, allora. Quella centrale probabilmente è quella giusta. E mi dice 4 a me. Proviamo a sto punto un altro numero. Questo qua. 3, figa, ma non è possibile che mi deve inventare tutte le combinazioni, 3 oppure 1. Cioè, 1 o 1 o 3 o 4. Ma è un delirio cosmico. Assolutamente no. Cioè ci metteremo 30 anni. I tre numeri del topo: 6, 8, 7. 6, 8, 7. Come siete arrivati a questa conclusione? 6. Ah, dice prima ratto, intendete? Eh? Solo il topo? In che senso solo il topo? Solo le linee del ratto. Ah, scusate, ok, ho capito. Ho capito adesso, bravi, ok. Quindi dobbiamo seguire soltanto le linee del ratto. Io pensavo fosse una combinazione. Cioè, mettere prima il cane, poi il, eh, il gatto, poi il cane, poi il ratto. No, avete ragione, ok. Quindi il primo è. 6. Il secondo è 8 e il terzo è 7, va bene. 6, 8, 7. Va bene. Ha senso, giustamente. 6. 8. Voilà. Tutto da solo, eh. Ci sono arrivato tutto da solo. La porta è chiusa. Che fai? Ah, il chiavistello. Piano. Piano. Moni. C'è una luce lì. Chi è? Ah. Un altro incendio. E quindi... No, basta, ciccia. Oh, Cristo. Che è successo? Che è successo? Ma siete cretini! Cioè, devo scegliere la strada? De devo seguire il ratto o la bambina che ride? Seguo il ratto. Fanculo, io seguo il ratto. Ho fatto bene? Devo seguire il ratto? Ah, l'ansia che sto provando in questo momento! È molto Alice nel paese delle meraviglie. Ratto gonfio, bambina di merda, bambina di merda col cazzo, Segui il ratto secondo me è meglio, e anche secondo me perché allora, oddio, non ha senso che un ratto ci indichi la strada, quindi già questa è una nostra cazzo di follia mentale. Però teoricamente si è chiusa la porta, buono. Però una cosa ragazzi, ci sto pensando adesso, è da sempre, è dall'inizio del gioco che, lo, che, che, che parla del ratto come una figura che non riesce a togliersi dalla testa, e se il ratto è la follia e noi la stiamo secondando, forse è da seguire la bambina davvero. Sta venendo in mente che forse avrei dovuto seguire la, la, la bambina, sapete? Scusate. Dove cazzo? finita la rinanzia? È la fine. Come farò? Mi fido più del ratto. Ah, anch'io! Ma sono, sono. Secondo me il ratto è la follia, ragazzi, eh. Vediamo. Let's find out. Era com'è piccolo lì laggiù. Che idea della minchia! Ehi! Ok? Ok? Dove siamo? Ok? Ah! Dio, che gioco di ombra incredibile, che figata! Bellissimo! Uh... Forse questa è la nostra... Era la casa era la camera nostra? C'è un cazzo di albero che cresce in camera nostra? No? Che diavolo è sta roba? Radici? Non capisco. Vabbè, usciamo da qui. Fine. Aspetta, controllo giusto se c'è un comodino alla quale poter leggere magari qualche informazione, così giusto per, magari ci... C'è un ratto morto, no! Ah no, è vivo! È vivo! Sta bene! Aspetta, bo respirazione bocca a bocca? Cazzo, ragazzi, io avevo i ratti da compagnia, mi fa tenerezza vederlo così. Astrid Victoria si chiamavano. Una era grigia e l'altra nera. Sono morti entrambi in un incendio. Avevo una figlia anche, e una moglie che si è sfigurata per via dell'incendio. Aspetta un attimo. No, però a parte gli scherzi, ragazzi. Avevo, avevo, avevo dei ratti da compagnia, quindi un po' mi fa tenerezza vederli così. Porelli. Sono creature nobili. In realtà no, però vabbè. Io non voglio stare qui. Perché sono qui? Salve. Mica, la luce che fa... E ancora quel cazzo di quadro. Si è aperta la porta dietro di me. Ancora sta stanza, basta. <ride> Okay, no? Che dire su TripAdvisor, su TripAdvisor Mi hanno dato 5 stelle su 5 Quindi deve essere un buon posto Si è chiusa la porta dietro di me <silence> <silence> Oddio Calmi i buoni Avete un po' rotto i coglioni Questo giochino eh i spiriti. Qui non succede un cazzo. Infarto tra 3, 2, 1. Mamma mia, questa tecnica del correre più velocemente possibile per evitare o prendersi in faccia. Tutti i jumpscare in una botta sola sta iniziando a funzionare, ragazzi. Sta iniziando a funzionare. Anche se dopo l'infarto gigante che, abbiamo, che ho avuto prima non credo di, 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 provarne, di, di poterne reggere un altro, io ve lo dico già. Sono o e... Eh, sì, sembrava una badante svenuta. Proseguo, eh. Porco boy, eh. No, cazzo, no. Che casino che c'è qua. Quella, che grande è sta stanza. Non mi piace, è una boss fight. Ok, abbiamo... Ancora quel cazzo di, 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 di vaso e di nuovo questa, questo scrigno. E ancora sto ragazzo, cioè questo quadro, che continua ogni tanto a comparire. Mi, mi sono preso un infarto per una sedia, buono. La museruola. Mutt no? Oh, that's all right. can I, Incredibile, il blocco dell'artista L'artista si rende conto che può abbaiare come un cane Può cagare su un tavolo come un cane Ma non sa più dipingere Mentre il cane, sono sicuro che se si inzuppasse la coda Dentro un barattolo di vernice rossa E iniziasse a scodinzolare contro una tela Probabilmente il Giappone impazzirebbe E nascerebbe una nuova star Internet è eh? che posto meraviglioso gli animali sono tutti belli, ragazzi, tranne il fottu... Che cazzo? Tranne le fottute scimmie. Perché si lanciano la merda e perché sono molto simili agli esseri umani. Ehi! Che è stato? Che, che, che faccio? Avanzo? Non mi pare molto sicuro. Che cazzo succede? Vado, eh! Che stai succedendo? Ho paura a girarmi. Non so neanche perché dovrei girarmi. Sta diventando tutto nero. Entro nel quadro. De oh, che infarto incredibile! Fa l'occhiolino? Pronto. Non ce la faccio, sono stanco, non ce la faccio più dall'inizio del gioco che sono costretto a subire questa roba Pronto. Per favore, va. Ah! Oh no, bene, ok, ok. Oh, no, 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 si sta avvicinando. Ehi, hey, hey, ehi, attenzione. Ah, 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 eh eh, 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 che meraviglia. Buono, vabbè, dai, è, sta è stata abbastanza. È stata abbastanza contenibile questa. Non è stata una, una, una dura botta, dai, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta e ci stiamo avvicinando al finale. Sono molto sicuro che ci siamo quasi, ragazzi. Continuiamo a svenire, però, eh. E non capisco se sia, se sia follia o se. Cioè, nel senso, se è normale tutto ciò... Scusa, questo che cazzo di quadro è? Ok. Dove merda ci troviamo? Qui non c'è niente da raccogliere. Ehi, scusa se non ti scrivo da un po'. Sono stato sommerso dal lavoro. Devo dirlo, la tua ultima lettera era inquietante a dir poco. Non posso, che, eh, vecchi, che, non posso davvero credere che brucierebbe i tuoi veri, i vecchi. Non posso davvero credere che brucierebbe i tuoi vecchi dipinti. Scusate, i tuoi vecchi dipinti. Per quale motivo lo farebbe? La signora in nero in particolare. Lo hai dedicato a lei, vero? Ah, forse è la moglie che vuole dipingere i nostri e bruciare i nostri quadri. E forse è per questo che è scoppiato l'incendio. Non so cosa dirti, tranne di farla vedere da un professionista. Subito. Anche se forse potresti parlarle con qualcuno. Quindi forse la pazza era la moglie, non eravamo noi. Con tutto quello che è successo. cioè, noi non l'abbiamo aiutato col nostro comportamento da alcolista padre modello, però. Con tutto quello che è successo, sono sicuro che ti farà bene. Forse non c'è bisogno di dirti che il compratore era fortemente deluso dalla notizia. I nuovi lavori non, vedono, non, vedono, non vendono così bene come i classici. Ad ogni modo, continuerò a cercare. Resisti concentrati sul tuo lavoro. So che hai ancora del talento. Io credo in te, il tuo amico e agente Thomas Caldwell. Come io no. <ride> io credo in te, io no. Una pipa, tabacco, sifrino, buono. Mucchio di stronzate, questo fottuto vaso. Secondo me non c'entra nulla con la storia, ma ti va a imparanoiare. Ci siamo, ragazzi, ci siamo. Che gioco è scritto sotto: il cap salve lei. La follia non c'entra, droga e basta. Sì, le cose sono due, ragazzi. O questa qui è, un, è la biografia di, um, eh, di, di Dalì, o non ho la minima idea. Attenzione. Non ho la minima idea di che cazzo stia succedendo. Probabilmente beviamo vernice e ci piace anche farlo. Ok, il ratto è arrivato da qua ma se n'è andato di là. <coughs> Forse qua la porta... No, qua ci sono delle catene. E ancora questo cazzo di corridoio con quella porta chiusa dalle catene. Torniamo sempre nelle stesse stanze. No, 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 col cazzo. Aspetta, 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 aspetta fermi. Non capisco un cazzo. Cos'è che c'è scritto qua? Camminatori di tele, una massa di pelliccia pulsante, il veleno per la pittura. Fuoco, la soluzione definitiva. Buono, bene. Ancora sta storia dei ratti? Strano. Arco! Dio, Alex, mi è venuto il metallo nelle vene. Fine del gioco che si dà dipinto di Ariami Ah. Oh. Attenzione! Citazione a Breaking Bad, il sangue dalle pareti. Ne è valsa la pena? Ma abbastanza! Poi! Salve! Salve! Buoni eh! Allora, ragazzi, mettiamola così. Qualsiasi cazzo di cosa. C'è in questo gioco, noi non possiamo fuggirli. Fine, questa è la verità, perché questa è pura follia. Il gioco vuole che sia tutto quanto scriptato. Quindi è inutile che io provo anche a cercare di evitare di prendermi il jumpscare. Me lo devo prendere. Che cazzo è? Che cosa cazzo sto guardando? The Last of Us 2? È astratto al punto giusto. Non credo di dover andare però là dentro. Che cazzo succede? Credo sia inchiostro. Allora, noi teniamo d'occhio la situazione, ma ci leviamo. elegantemente dal cazzo. No, qua dentro non si può andare. Salve. Ah! DURG BECCA! Troia. La gola mi fa molto male. Venom, sì. Ottimo. Altri suoni. Perché il problema di base qual è? Ah! Piccola catty. Il problema di base qual è? Che... Um, non c'è un game over. Cioè, anche se ci cattura la bestia, non credo che si ricominci da capo. Semplicemente si va avanti, ma c'è... C'ha fatto lo spooky moment e via. Che cazzo è quella roba? Una... Ah, ok, un altro un altro enigma, suppongo. Lì c'è un buco dalla quale uscirà palesemente una mano che ci afferrerà. Shh. Che cazzo di suono c'è, ragazzi? Lo sentite? Un piccolo dolore dura a lungo. Ok. Cosa diavolo è sta a fare? Serve... Ah, servono... Ok, serve il meccanismo qui. Ok, ci sarà una... Una, una sorta di ingranaggio in giro? Qua? <ride> Delle manette? Per quale motivo? Questa è la realtà. No, non è la realtà. Questa è un'altra allucinazione. Che cazzo è stato? Io tiro quello urla. Tiro più forte. Sta funzionando. Si sta aprendo sta cazzo di porta. Suppongo di sì. Però. L'infarto me lo sto per prendere io. Salve! Dio santo. Sì, ormai non mi spaventi più tu, Ciccio. Ok, seguiamo il ratino. Non si può seguire il ratino. Siamo tornati qua. Uh, foglio? No, non possiamo interagire. Buono. Ok, lì c'è qualcosa che flickera. Ho capito che ormai tutte le robe che si muovono che comunque sembrano, appunto, non. cioè che sono estranee all'ambiente, non dobbiamo andarci sopra perché è pura follia. Quindi io non andrò lì. Non ci andrò lì, fanculo. Ma quello è un nano! È un nano al contrario. Questo quadro è bellissimo, lo voglio. Quanto costa, ragazzi? Cercate su internet: Nano. Nano fiorettista, non lo so che cazzo. Nano spadaccino. Buono, bene. Perlomeno si vede un po'. Perlomeno un po' di luce, dai. Ok, la porta, ovviamente. Esatto. Cacca, 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 cacca. La signorina è tornata. La signorina è andata. Il nano è ancora lì. Che l'ho fatto? Non riesco a passare. Non riesco a passare. Non riesco a passare. Non riesco a passare. Non vedo un cazzo. Non vedo. Bonnie. Qua c'è una sta... Una... una No, Ah, c'era un portagioio, pensavo dovessi aprirlo Mi sto cacando sotto, veramente, ve lo giuro Non vedo, non vedo Ma la luce c'è Aspetta, qua c'è una porta Vediamo un po' se forse questa porta si può aprire Infarto incoming Eccola là, lo sapevo brutta stronza Toh, È tornato in piedi Piedi per modo di dire Si erge, ecco, surge Piccolo ma surge Posso interagire con quello? Ah, la tavolozza! Ah, tu non ce la fai più! Minchia! Super Mario, serve lei! mettila nelle vene, mi Tu non ce la fai più, figa. Immaginati io. C Ho la gola che non è rossa di più. Cazzo di dipinto, dio santo! Questa roba non si apre, non si accende più. Vabbè, torniamo indietro. punto. Ah, l'ascensore, tu guarda. Guarda chi c'è. È tornata la nostra amica. Allora, l'altra volta siamo scesi su. Poi siamo andati giù. Stavolta dove cazzo andiamo? Su? Ah, va su da solo. Buono, ho tirato completamente a cazzo, ragazzi. Non ho idea di quello che sta per succedere. Non ho idea di quello che stiamo per vedere. Attenzione, fate molta attenzione. Perché? Perché? Momento Inception. Eccolo là, infarto? No, strano, particolare. Io non voglio andare in quel piano mezzano. Eccola là. Perfetto, buono. Che faccio, guardo? Ma tu sei creti. Oh mio dio. Io guardo giù, ragazzi. Non me ne frega un cazzo, perdonatemi, ma... Ah. Sta arrivando qualcosa. Figa quanto devi essere pezzo di merda per inventarti una roba del genere! Ah. Posso? Qualcosa sta aprendo qualcosa. Ah! Ah! E che cazzo è! Ma è così quando rimani bloccato in ascensore? Bebe Beri? Provincia di Bari? Ok, ecco perché far controllare almeno una volta ogni 5 anni la vostra ascensore, ragazzi. È molto fondamentale. Ecco perché consiglio sempre di trovarsi un appartamento al piano terra. Pochi cazzi. Anche perché se c'è un terremoto potete correre immediatamente fuori o verrete schiacciati completamente dal peso di tutti quanti quelli che sono sopra di voi. È il rovescio della medaglia, ragazzi. È il rovescio della medaglia. Buono. Bene. Mi piace l'arredamento. Salve. Picca. No! Wow! Non voglio vedere Ma sta scendendo sempre di più quella roba? E, la, e le sedie si stanno ingrandendo Da seggiolino a sedia, a poltrona Ah no, questa è sedia ad ondolo Ci sarà poi una poltrona, suppongo Vabbè, era abbastanza ovvio Ormai, ragazzi, non provo più nulla c'è un cazzo da prendere. Non sto capendo una minchia. Non sto capendo una minchia. Sta diventando abbastanza insensato. Eh? Posso essere sincero? Prima c'era un po' di logica. Questo capitolo, nel nello specifico, non ha il benché minimo senso. No, 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 no. no, no, no. Basta con questi fottuti passi, per favore. Perché mai? Perché mai i drogati vanno a farsi di crack nelle case abbandonate o okay, che hanno avuto un passato irruento? Ma Cristo santo, ma andate in posti meno inquietanti, tipo, che ne so, le chiese, gli ospedali. Telefono. Hickory dickory dock. The, mouse man of the Sulla pentola un topo andò. Date la luna e tanti ne cadono giù. Hickory Cos'è il corpo del reato? L'oggetto con cui abbiamo fracassato la testa di nostra moglie per poi spellarla e farci un quadro? Non sto capendo. Chiudiamo, va. Nessuno deve scoprirlo. Buono, non è successo nulla, perfetto. Questa porta, questa finestra, e da quella finestra non voglio assolutamente vedere. Qua c'è un quadro mezzo distrutto. Da qu quale non credo di poter arrivare. Sì, no, posso, ma non c'è un cazzo qua dentro. Niente. Sempre le stesse tre stronzate. Buono. Beh, usciamo a sto punto. Chi l'è? Il sesto, salverei. E metterlo le vene. Eccola là. La donna che piange, un'altra volta. Dio non ce la faccio più ragazzi. Sono stanco dentro, fuori e tutto attorno. Allora, a di là che non visivamente mi pare di osservare la, 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 la fotografia di un ictus, io non ho idea di che cazzo ho davanti agli occhi. Cioè letteralmente il mio sguardo trova forme familiari ma non ne capisce il senso allo stesso modo. Non so che cazzo sto guardando, vi giuro. Non capisco. Il pavimento lucido ma sembra ci sia un, un piano forte sopra una luce rossa e... Tutto sciolto, io non sto capendo un cazzo. È, È bellissimo come hanno fatto questo gioco. È bellissimo. Per il resto, devo scegliere se andare di là o andare di qua. Che facciamo? Andiamo di là? Eh? C'è una bambina. Come c'è una bambina? Di nuovo? Basta? Dove? Qua dentro? C'è una bambina? Dentro? No, non vedo nessuna bambina io. Non dovrei andare di qua. Perché sto andando di qua? Io non devo andare di qua. Lo sento che non devo andare di qua. Ah. Che cazzo è a fare? Ragazzi, non ha una forma. Non, non, non ci sono le texture. È tutto molto sbagliato. Che, qu quanto è bella sta scena? Il taglio di luce che prende l'occhio del quadro di là, bellissima sta scena. Sta temporeggiando. È un fifone. Dio mio, ci sono due facce nella stessa faccia. La lasciamo ai suoi affari, che dite? Hm? Pensate ad entrare in un bordello aprire la porta, quella che vi hanno assegnato. E trovare una donna che flickerà così. Sicuramente una notte di sesso indimenticabile allo stesso tempo, però. Sti granazzi. Salve, io la lascio lì, me ne frego, ragazzi, vado avanti perché perdonatemi con la minchia che sto lì a guardare. Ancora tu, basta! Sto cazzo di uomo furetto! No, no, no. La porta si è chiusa da sola. Ma è palese che quelli sono occhi di qualcuno che ci sta fissando! Se, 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 se sbatte le palpe per porca puttana Bellissima la scrivania però Bellissima Ne voglio una così, importante Qua c'è? Niente, pipe Calma Si fa tutto Che cazzo Ah, ma che cazzo è la, la, la stanza del presidente? Defcon 1? Bene. Devo comporre un numero. Devo comporre un numero. Il quadro è cambiato. No? Devo comporre un numero. Quale cazzo di numero devo comporre? Ci saranno degli indizi come attorno. Cerchiamo bene i libri. Salve! Salve! Quei cazzo di occhi che seguono! Quei cazzo di occhi che seguono! Ah! C'è scritto qualcosa qua sul foglio? C'è scritto sei un pirla. Con la luce non cambia niente. E... Qua! Qua! Tira, Andretto, il ca cassetto! Ah, Dio! 363! Che fastidio! Odio i quadri, odio tantissimo i quadri! Ok, 3, 6337. Che cazzo è il numero? 363. Vediamo se c'è altra roba qui. Alcuni dipinti sfuggono alle semplici parole, figuriamoci alle critiche. Una conoscenza di base del soggetto è d'obbligo se si vuole anche solo provare a domarli. Viso di un bambino è uno di questi dipinti. Questa anomalia artistica tira decine di migliaia di fan dalla mediocrità e appassionati a tempo perso. Grazie. In realtà, sembrerebbe che il risultato del lavoro di un pittore non del tutto a posto. Sem sembrerebbe. Dabbè, rinchiuso in uno scantinato buio dipingere senza pausa per una settimana, lasciando da parte l'esecuzione terribile. Il dipinto eccelle in modo sinistro. L'esecuzione è terribile. Beh, a me non sembra fatto male. Cioè, il bambino non è bello, però, insomma. Che cazzo? Continuiamo a vedere ste medaglie, ragazzi. No, voglio arrivare a... Aprire l'altro. E lì c'è dell'inchiostro. Anche qua, guardate com'è curiosa sta roba, eh. Sembra tipo normale. Poi dopo abbiamo quello che è il suo passato. Le sue medaglie di non so che cazzo sia sta roba. Lui, se non sbaglio, era un ex soldato. E poi abbiamo l'inchiostro, la follia, che cazzo che è figo. Curato anche nei dettagli, allora 3, 6, 3. Oh, bueno, va bene. E andiamo. 3. Al contrario non so come funzionano questi telefoni. 6, 3, 3. 6 3 C'è un altro telefono che sta suonando. Qua dentro e qua dietro. Deve esserci qua forse un altro di questi libri da da aprire da spostare, boh. Qua, 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 aspetta. Non capisco dove cazzo è il suono. Ah mio dio! Che figata! Bellissimo! Bellissimo! Ma posso camminarci? No, peccato! Bellissimo, ragazzi, ma che meraviglia! Il bimbo qua che è caduto. Wow, wow, impressionante. Guarda verso l'alto, eh, già ho visto. La droga. Verissimo il fatto che ti giri con cautela come se aspetti qualcuno che ti incula malamente. Sì, come funziona. In galera funziona così, ragazzi. È Caduta una bambola, sì. Il cosmo sul comò, è vero. <ride> Segui lo squillo. Lo so, lo sto seguendo lo cazzo di squillo, ma non. Non mi porta da nessuna parte, ragazzi. Suppongo che sia di qua. No. Uh, qua si può aprire. Ah, ma è 563? Non è 3. Ah no, no, è 363. Eh, beh, comunque ha funzionato per forza. No, è 3, ragazzi. Ragazzi vi giuro che lo sento qua ma non vedo alcun libro con cui interagire per aprire un... Che cazzo succede? Non, si... non riesco a capire cosa... cosa... Dove sia il libro che mi serve? Se, se serve aprire un'altra un parete io non ho idea. Non è che magari qua dentro c'è, adesso è comparso un telefono? No, ma non è qua il suono, non viene da qui, non proviene da qui. Guarda nella scrivania. Eh, ragazzi, ho guardato. Forse c'è da premere qualche tasto? No. Qui? Si è aperto qualcosa? No. Questi, questi. Ah, qua, qua. Va bene, vado, eh? Perché sta vibrando tutto? Ma perché io dovrei mai voler fare una cosa del genere? A parte che mi piacerebbe avere una casa arredata così. Il corridoio del bagno è questo, così, do, così di notte, quando ti devi fare la pisciata tattica e torni indietro, ti trovi questo spettacolo. Abbastanza abbastanza inquietante, che dite? Mm? Eh? Mm? fottuto squillo bene ma chi c'è lì ah siamo saliti di un piano buono ok eh... suppongo io non debba cadere no quanto alto wow Ok, c'è da fare un altro di questi cazzo di enigmi. Tutto bene? 8, 5, 3. E perché? Sempre più distorta la, la, la visione delle cose, figo. 8, 5, 3. 8, 5, 3. Voilà! Bene, si è chiuso tutto. Ah, che figata! Fighissima sta cosa. Siamo il passato e il presente. C'è il futuro e il presente. Non lo so, stiamo, stiamo viaggiando nel tempo. Guarda che cazzo di Mindfuck! Mindfuck è il famoso libro scritto da. da Hitler. Non risolve Never has. It never will. Tutto bene. Ma che cazzo... Io non capisco ancora quale sia... Quale sia, diciamo, la... La, 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 la cosa che ha fatto... PA porca! Ah! Ok, lì che devo andare. Buono, va bene. Quale sia la... la diciamo, la cosa che ha fatto... No! Buono? Che ha fatto la, la goccia che ha fatto traboccare il vaso? Perché ci sarà stato qualcosa che alla fine ha eh, mandato tutto quanto a puttane. Le, a, a, a sto punto mi viene a pensare che la donna, la moglie abbia bruciato perché è impazzita, abbia bruciato i quadri. Bruciando i quadri, la casa è andata a fuoco. Poi lei si è sfigurata il volto durante l'incendio. Il marito non ha più saputo amarla. O comunque non, 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 perché l'aveva sposata soprattutto per la sua bellezza, perché lui è un artista che va a ricercare bla bla bla. Eccetera, eccetera. Vi ricordo la frase epica: eh, Avevo bisogno di dare un nome alla più bella opera d'arte del mondo, perciò ho deciso di, di chiederti, chiederti di sposarti. Sta roba è fighissima. Cioè è abbastanza possessiva, molto maschilista, ma chi se ne frega è fortemente figa come, come, come concetto di frase. E, e poi non hanno più trombato. La bambina probabilmente è uscita, non lo so, avrebbe avuto la vernice la madre. E, e il risultato è un coreano. Quindi mi chiedo: Dove cazzo devo andare? Dio, di qua? Mi, 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 mi butto! Non so dove andare, ragazzuoli. Non ho la minima idea. Ho paura di, di, di morire. Se mi... Cioè, sta flickerando tutto là sotto. Non credo di dover... Mi bu... Ma se mi butto cado? Sì. Buono, bene. Non avrei dovuto farlo. Non si butti. Perfetto. Ah, aspetta. Stiamo andando avanti. Quindi forse dovevo buttarmi. Dovevo buttarmi. Ma che cazzo di... Fi... È tornato! Era un ognomo armato Dash! Salve! 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 Di cazzo di Libyan comprato sti qua? Non devo... Ri ah, mi devo rifare tutto da capo? Cazzarola! Ok, sì, ok, devo rifarmi tutto da capo. Quindi abbiamo detto 5, 6, 3. No, 3, 6, 3. Scusatemi ragazzi, pensavo... Ho cannato, vabbè, pensavo fosse andato avanti. Ah no, no, beh, ok, però dai, ci sta... Ci fa, tagli... fa tagliare corto, dai, buono, me meglio. Esatto. 8, 5, 3. La bimba bastarda è lì. Che continua a fissarci. Buono. Qui apriamo la porta. Voilà. No, non posso saltare dialogo, peccato. Chi l'è? È il mazzotta, salve lei, C'è il metano nelle vene. Allora, dove fottutamente è nascosto il numero che ci serve da comporre sulla cornetta? Perché io non lo vedo, ragazzi. Voi lo vedete? La bimba ragno qua ci indica poi svanisce. Qua c'è... Mm, boh un'architettura abbastanza entusiasmante. Io qua non vedo. Aspetta, 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 forse il suo sguardo. Seguiamo il suo sguardo. E eh, ma stava fissando la bambina. Pochi cazzi. Ah là! Oddio! <ride> 5 3 4, va bene, 5 3. No, che 5 3, 3 5 4, scusate. La dislessia. 3 5 4. 3 5 4. Voilà! Mi pigli per il culo. 3, 5, 4. Sarà 4, 5, 3? Uh, possiamo 4, 5, 3? No, forse non ho fatto bene 3. 3? Ok, sì, non avevo fatto bene 3. 5 deve sentirsi... Zi. 4. Voilà! Ok. Ora ho vinto. Uh, siamo in alto. Merda? Tanta merda. Ah! Oddio! Boni! Boni! Bellissimo sto livello, mi piace. Mi piace tanto. Fosse stato gioco tutto così mi sarebbe garbato ancora di più. A indovinelli, ai enigmi. Ok. Non cadere. Non staccarti. Piano. Che cazzo ho appena detto? E mo'? Non sapremo mai la verità. Devo tornare Andrea? Uuuuh, buoni! Buoni! Non... farlo. Non fa- 911, ecco sì, sarebbe stato il giusto numero da chiamare, da comporre, effettivamente. La Vodafone? Sì. Possibile. Ciao, sono Sara dall'Albania qualcuno ci ha fregato il numero. E stavolta No, gli occhi continuano a seguirci. Buono. E quindi mo no, non so più che cazzo devo digitare. Ah, questa era la stanza com'era in realtà, forse. No, 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 no. No. No, no, non è vero, non è vero assolutamente. Non è vero. Oh. No. Ok, quello continua a fissarmi di là. Buono, rimani a fissarmi così. Con calma, ragazzi, con calma. Vediamo se c'è qualcosa dentro... Ah no, qua non è cambiato un cazzo, suppongo. Eh, non posso più aprire... Ah sì, è un po' buggato il... Oh, c'è già. Tre ore per aprire un cazzo di cassetto. Vado, proseguiamo, con calma, con calma, con calma. È chiusa. Lo odio, lo sto odiando Però allo stesso tempo mi sento sicuro Non lo so È una specie di sindrome di soccolma la mia Ho bisogno che lui sia qui Che rimanga con me al mio fianco Ma eh, sti cazzo di libri non posso farci niente Qui non c'è scritto un K Là sopra, forse lì sopra c'è qualcosa No, questi sono pezzi di intonaco Pezzi di piatti Gli stessi piatti che era abituata nostra moglie a lanciarci Qua si può accendere ma non cambia un cazzo Vediamo qua se posso a sto punto trovare una stanza segreta. La porta non si apre, quindi siamo ancora in un. direi. Eh, boh, ricordo, non lo so. Ne ho bisogno di qualcosa per aggiungere i. come lo devo fare? Finalmente. Simpaticissimo. Avevo bisogno di un. dito. allora. Finger. Chopped it off. Finger. Chopped it off. E' più facile che codificare. Washed it in un oven. Sta a. Ma da dove l'ha trovato? Will I manage to pull this off? Ma è comparso da dove? Dal telefono? Ma che cazzo? Buono, buono. Cos'è che ti è scritto? Trail and error. Ah, buono. Perfetto. Siamo tornati a casa. Wow. Wow. Ok ragazzuole, ci siamo quasi. È partito Google. Trai and Error, sì. Ci siamo quasi, si sta prendendo la forma nostra moglie, eccola qui. Cazzo, è la nostra moglie davvero, Porca porcatore, ci ho azzeccato, ho azzeccato tutto. Buono, buono, buono. Continua a venirci fuori Trai and Error. Eh, vediamo che cosa è cambiato qua dentro. Non c'è più niente, è vuoto. Ah, eh, mi sento positivo perché adesso abbiamo. Abbi possiamo dare un volto alla signorina. Ma scusatemi. Ma non è che è la signorina della del, del, de, 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 de copertina del gioco? Mi sa di sì a sto punto. Non c'è un'immagine. Tirate fuori l'immagine. Tore Dambrone, grazie mille per quattro mesi di fila, Rotovalhalla. Ciao bestia, bentornato. Prossima live si finisce? No, penso che riusciamo a finirlo anche adesso, ragazzi, dai. Credo che riusciamo a finirlo anche adesso, suppongo. Anche perché ci manca l'ultimo pezzo, non so. Allora abbiamo due strade. Sono le 11, possiamo andare avanti ancora una mezz'oretta e concluderlo. Non so se quella strada lì si, po si possa passare di lì, non ne ho idea. Ah 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 ah. Dio mio! Non mi piace, non mi piace per niente. Mi piace... Minchia, santo c'è lo stick... Ste cazzo di cose... Sti mind the fuck che stanno rompendo i coglioni, ragazzi. Mi, mi stanno... Ma tu dimmi. Da dove cazzo sono arrivato? Io non so più dove, dove mi trovo. Passo di qua. È chiusa. Oh, no, 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 no. Ok. Ah. La cucina. Perfetto. Giustamente abbiamo visto il ritratto di nostra moglie e subito, collegamento donna, cucina. Buono, non l'ho fatto io, l'ho fatto il gioco ragazzi. Erano altri tempi. We're running out of apples, stanno finendo le mele? Buono. Guarda un cervello. E, e io che cazzo ci devo fare? Quante mele però? Non pare che stiano finendo. Sentite il vento come urula, come fischia. Yeah. Jumpscare tra tre... Due, uno, no, strano, queste comunque non sono mele, sono melograni, sono giganti, che buono il melograno, non vedo l'ora che arrivi, che cazzo ho fatto? Non vedo l'ora che arrivi Natale ragazzi, perché a nata... Natale si mangia il melograno? Sì, mi sa di sì, credo sia, allora aspetta, lì è chiusa forse, aspetta, vieni qua, c'è una porta, vediamo se posso aprirlo Sì, si può aprire, però vediamo cosa c'è di là prima la sto un pelo rasciando, ragazzi, perché almeno uh, riusciamo a concluderla in tempo. Perché altrimenti se ci metto anche qua. Ah, no, da qua siamo arrivati, cretino. Perché se ci metto anche qua. Ma non eravamo arrivati da lì? C'è qualcosa che non quadra. Si se, se sarà capovolta di nuovo la realtà. Se ci mettiamo mezz'ora per andare avanti. Cioè, se, 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 se mi, mi prendo i miei tempi e esploro lentamente tutto quanto, non la finiamo più. Buono? Bene. Direi che qualcosa è uscito dal quadro. Ed è entrato di lì, nell'altro quadro. E questo qualcosa, lasciamolo lì. Ah mio! Cazzo, hanno cambiato la donna con l'ermellino e hanno fatto la donna serpente col ratto. Bellissimo! Ratto che pare un serpente a sua volta. No, è sempre un ermellino. È un ermellino ratto. Ma quanto figa sta roba! Si è chiusa la porta, beh. Buono. Questa è come è diventata nostra moglie? Dio però capisco, cioè sì, sì, effettivamente, ragazzi, è giustificato il tizio. Ho pensato un affellazio con quei denti. Salve! No, 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 no. No, 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 no. No, no. Che devo fare? Devo toccarti? Cosa devo fare? Devo toccar. Ti tocco? Beh

Beh, non molto preoccupante. Ah, che cazzo di suono. Che è sta roba. È chiuso. Salve. Niente, niente jumpscare. Basta che non mi fate i jumpscare. Basta che non mi fate i jumpscare e io sono un uomo felice. Ci passo in mezzo, fanculo. C'è una strana voce. Cioè c'è il solito sussurro ma... Non sta succedendo un ca... E siamo tornati qua. Sento una donna che piange. Mogliettina! Mamma moglietina, no, ehi! Ehi! Ma è nuda, però... lì, eh! Cazzo, devo scappare? Devo effettivamente scappare da un mostro? Oh merda, questa è nuova! Buono, quindi stavolta devo scappare da lei. Ma è dietro di me continua a seguirmi? Che cazzo sta succedendo qui? Io non, non, non sto capendo più una minchia, ragazzi. Perfetto. Vabbè, vado avanti. La finestra! La cazzo di finestra! Posso uscire da qui! Si chiuderà di botto come prima? No. Buono. Però non posso uscire. Perché non posso uscire? Beh! Don't look back. Perfetto. Ok, ok. La fatica che sto facendo, ragazzi, la fatica che sto facendo. Mio dio, che meraviglia! Bellissimo, bellissimo. Chi è? Benvenuti, bestia. Ci avete mettere nelle vene? È Mazzota gentilissimo, amico mio rootalà. Siamo 169, la Bellissimo, ragazzi, i colori. Incredibile credibile. Che cazzo è? Non capisco. È un cane? Salve. C'era scritto non guardare indietro. E c'è una porta qui? Buono. Che cazzo di suono è stato? Salve.

che merda è! Ok, 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 ci siamo, ci siamo, ci siamo. Ci siamo. Ok, là dentro non ci devo finire. Qua c'è da fare quello che penso sia un altro enigma, buono. Devo cercare di capire come tirare su qualsiasi roba che c'è laggiù. Ok, allora... Ah, basta tirare di qua. Per niente scomodo. Sta puttanata. No, no, stai giù, stai giù, stai giù. No, 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 non riesco a tirare dall'altro lato. Ma no, che cazzo succede? Che cazzo sto tirando su? Ah, Dio, Che è? È un quadro. Una porta? Così. Sono i nostri dipinti? Sono i nostri dipinti. Mazzaro, guardalo lì. Eh, va, va, va bene. Se no, eh, anche qua vedi, qua c'è un bivio. Io cosa posso fare? Posso... Che devo... cosa dovrei fare con questa roba? Mm. Non posso farci niente. Buono, perfetto. Che ho combinato? Oh Cristo santo. Oh mio. Porca Troia ragazzi, avete presente l'elephant foot, quello da Chernobyl? Ecco, eh, ricorda abbastanza. Secondo me era radioattivo sto posto. Un sì, sì. Vai dai quadri, Eh ci sono andato, ma non mi faceva fare un cazzo. E devo essere, essere sincero, non ho controllato perché non sono scemo. Se una cosa è inquietante e ci sono degli spiriti eh, o dei demoni o comunque delle entità la lasci lì, fine anche, anche per questo non ho mai capito come cazzo fai nei film horror a prenderla nel culo cioè se qualcosa fa paura non ci vai è semplice sai ancora, sei ancora a dipingere? dipende, sì Che Devo provartelo? Ma questa è una tavola wiga? Che cazzo? Ouija wiga, non so come si dice. Che devo fare? Ah, devo rispondere se sto ancora a dipingere o no. Ah, ci sono delle lettere qua sopra. Ok. Uh. No? Yes? Ah, qua vado a. Ok, quindi devo costruire una parola. Indizi su cosa devo fare? Ce li ho? Vediamo qua. Qua è chiuso. Ok, qui non posso aprirlo. Quindi suppongo che una volta scritta la parola si dovrebbe... Bla bla bla. Non dirmi che me ne devo andare in giro a cercare la risposta, perché mi, mi girerebbero un po' i coglioni. Che cazzo c'è qua? Non riesco a capire. Un busto? Sì, un busto. Non riesco a vedere la faccia. Devo scriverci qualcosa. La plaquette Scrivi Surgol Diavolo 666, va bene, allora. E non so se ci sta Andrea, però scrivo 666, scopriamo. Non funziona. Non funziona. Dobbiamo andare a cercare la parola. Buona! Dipinto? Provo a scrivere dipinto, ma non so. Suppongo che debba essere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 lettere, credo. Boh, non lo so. Proviamo, però, dipinto. Però sarà in inglese, suppongo. Non in italiano. In inglese è painting. Uh, Punting si dice? Non sono sicuro. Pine, pa Come si scrive painting, ragazzi? P painting? Painting? Katia, painting come cazzo scrive? Painting. Ah, avevo ragione. Pain. Painting. Grazie G. Voilà. Painting. No. No, dobbiamo trovare la parola, ragazzi. È palese. Poi dobbiamo tornare qua e metterla. La domanda è: hai voglia? No, assolutamente no. Cazzo, non posso tornare a Andrea. Non... Ah, ma porca troia, vuol vedere che mi son perso magari qualcosa? Forse devo azzeccare la parola. E che non c'è neanche un inventario in sto gioco. Quanto Death Stranding sta stronzata. È un peccato, è un peccato. Dio mio. Tutto bene, eh? Papà, è qui! Dare al fatto che in mano ha un piede di porco. Fai finta di nulla, ancora sto cazzo di corridoio. È sempre lo stesso corridoio dell'altra volta, ragazzi. No, 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 no! Questa è la porta dove c'era la stronza di prima. Ah! Ah, no, no, ehi, 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 me ne vado, 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 me ne vado. Buono, bene. Che cazzo di posto? Ok. Salve. Sono poi in imbarazzo. Sono vestito in pigiama, questi... Tutti presi bene. Abbiamo Aurelio, Marco Aurelio. Ecco, questo è un problema. Questo ha ah, un problema, ma è anche un problema. Qualcosa afflicherato, dietro di me c'è il demonio? No. Quanto mi, quanto mi inquieta quella cazzo di sedere hotel? Te pareva. Perché sto curiosando? È palese che il gioco mi ha, spe, mi, mi ha, mi ha specificato dall'inizio che non devo curiosare. Niente, non è successo un cazzo. Ho vinto. Buono. Grazie Andrea, ma suppongo che riusciamo ad arrivarci alla fine. Vai tranquillo. Ce la facciamo, ce la facciamo. Ah. Dio mio. Le pareti pulsano. Ma io me ne sbatto i coglioni. Buono. E siamo in bagno. Abbiamo un bellissimo coltello. L'arma del delitto? L'ultima arma? Sì, abbiamo ucciso nostra moglie quindi con un coltello. No, forse si è uccisa lei. Mm. Forse la moglie si è uccisa lei, ragazzi. Eh? Anna Baker. Che serie televisiva del cazzo. Buono, quindi. Eh, niente, si è uccisa lei. Buono, perfetto. Cioè, buono. Non mi sento in colpa, se uno suicide, suicide. Sicuramente io posso aver fatto qualcosa, per carità, però. Attenzione. Ma che idea della minchia è? Guardiamo dentro. Che cazzo. Che f... wow, bellissima. Aspetta, 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 aspetta. Grosso respiro, eh? Trattenetelo anche voi, eh? Se no, non vale. C'è la tizia lì. Non posso, no, 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 no. C'è la mogliettina. C'è la mogliettina. E' dietro di noi Ah, posso rientrare ancora? Non sto muovendo io, ragazzi Muove da solo, eh Figo Se solo avessi più fiato Cazzarole. Ah, questi bug Via Ancora Full immersion, full immersion Eccolo qua Che cazzo è? Bambino No, ma è sempre il bambolotto però Vabbè, sti cazzi Che cazzo? Abbiamo finito? Possibile? Ah. ah no, ok. Che bella la musica. C'è una roba nella vasca. Quella roba era Barack Obama. someone had to bear witness i couldn't just look at my own work art and the artist needed an audience allora critical... uh, le cose sono due things. o noi abbiamo ucciso I nostra moglie I, had to do. I gouged it scooped it up like ice cream tirato via come una pallina like del butcher, gelato a monster but at least there was to come something beautiful from all this filth Secondo me è questa la cosa. Allora, o noi abbiamo ucciso nostra moglie, o nostra moglie si è uccisa e noi siamo usciti di testa e per ricreare nostra moglie abbiamo letteralmente preso dei pezzi da altre persone. Here we go! Dei, No, 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 no! Eh, ce l'avevo fatta! Io avevo appena finito il gioco! Non vale, non vale! giocare a dama con la morte beh, tutto nero qua insomma è un po' sono un po' in svantaggio e che devo fare? qua c'è una porta, no? che cazzo devo fare? aspetta, ci sono dei cassettini qui, no? buono, bene, dai pronto? non posso fare una minchia ragazzi Cervo di prima. Porte chiuse. Cioè, queste non sono neanche porte. Penso siano... Ah, no, sono colonnati. È eh, roba della... Ah, qua c'è un quadro. Toh! Lo tocco? Che cazzo ho fatto? Ho toccato un... Mm -hmm. Ho toccato un pezzo della dama. Devo trovare... Pezzettini di dama? E le... Come si chiamano le... Cazzo, non mi vede nemmeno, non le tesserine, le... le doni? Sì, devo trovarli Sono un altro. E... buoni, buonini, ci risiamo. Graficamente è uno spettacolo. Devo giocare. Che faccio, gioco? Vado, eh. Mi si. Tutto. Allora, calmi. Va tu tutto bene. Buonili! lì. Buoni lì. Come cazzo. E se mi fai sedere, mi metto a giocare. Ci sta. Che cazzo. Ma è Andrea? Perché c'è una tazzina lì? E quindi? Devo trovare un altro pezzo della dama? che pirla io. No, bastava semplicemente sfibrare il PC con la visuale eh, ballerina e all'improvviso ecco la risposta. Nostra figlia? O figlio? Però non ho capito che cazzo è. Ma che bello! Un bel rettino. No, 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 perché? Perché? Perché sta girando? Che cazzo fa? Che succede? Perché la visuale gira da sola? Oh! Voglio aprire il cassetto, fammi aprire il cassetto. Cazzo di mal di testa. Che succede? Shh. Che è cambiato? Maoni. Salve. E mo? Quindi Ancora sti cazzo di quadri, con sti cazzo di occhi. Ah! È stata fatta una mossa. Ora bianco deve mangiare nero. E... Va bene. Ci deve essere qua un pezzo della dama. Eccolo qua. Ho vinto. Eccolo là. Che bello. Che meraviglia. Con oh, calma, eh, ragazzi. Come cazzo ha fatto? Con una pedina nera si è mangiata tutti quei pezzi. Che complimenti. Questa è una fottuta svastica fatta con dei neonati. Come la mettiamo? Allora, se mi, se mi, se mi chiudono il canale io non c'entro niente, ragazzi, eh. Però questa è una svastica. C'è pochi cazzi. Questa è una, una svastica infantile. Quindi? Salve. Che succede? Buono? Ehi, oh! Caduto giù. Oh mio Dio. Non finirà mai, ragazzi. Cazzo, sta succedendo. Il bello è che è. Sapete cos'è il bello di sto gioco? Che è molto 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 simile a quello che potrebbe essere un incubo, ragazzi. Io no, 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 non ho mai fatto incubi del genere, cioè, non così vividi. Però porca troia. Cioè, effettivamente, sembra proprio un incubo. Questo mi piace, è molto psicologico, è fatto davvero davvero bene. Qua non può, si può spegnere. Teniamoci sta canzoncina allegra di sfondo. Buono sarebbe ottimo. Avere questa musica nell'autoradio mentre con la nostra bellissima smart rosa andiamo a schiantarci contro il benzinaio e facciamo esplodere mezza città? Quindi che devo fare? Tocco la svastica? Ma ah, guarda il diverso che non guarda nessuno che viene. lasciato da parte. E devo prendere un altro pezzo della. della dama. Dove cazzo sta? Sarà qua dentro? No. Ma Dio, Paolo, ma mezz'ora per cercare un pezzo di dama. Dove cazzo sta? Forse qui. Forse qua tra queste robe. Scusi, salve. Non è per niente fastidiosa questa musica. Non trovo il pezzo della dama, ragazzi. Devo aspettare che finisca la musica? No, perché si ripete. Buono, bene, dai. Top, ma cosa c'è qui? Ah, eccolo, eccolo. È questo? No, non è questo. Oh. Ragazzi, non so cosa fare. Sono impallato, non riesco a trovare l'altro pezzo della dama. Provo a cercare di qua, ma non credo che ci sia, eh. Per terra non c'è un cazzo. Voi lo vedete? Ma perché ha cazzo così? Cosa l'ha fatto tricherare? Quindi? Sono stato io? Ho vinto? Ah, tra l'altro, questo è un letto, l'ho visto adesso. Me, me, la musica mi tranquillizzava comunque. Buono, altre pedine che vanno avanti. Eh, mi sto un po' rompendo i coglioni. Boh, non ho la minima idea di quello che stia succedendo. Eccolo qua! Era per terra, vaffanculo. Qui quindi, bene. Beh... è seduto. Oh Cristo Santo. Coricino! Porca du... Porca du Bene, è dietro di me. Ah! Ah! No? Allora, la, 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 la voce inquietante viene da qui, quindi lei è qui, cioè lei, credo la, la, la nostra moglie è qui. Um. Questo è barare. Cazzo succede. Questo è barare però, ehi. Hey. Orsakiotti, perfetto, che stanno venendo verso di me. Buono, 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 non sono per niente, per niente tranquillo. Ah, quella, che bella casa Che cazzo succede, ragazzi? Che cazzo sta succedendo? De suppongo che io debba andare al piano di sopra Andiamo al piano di sopra Ma perché questi già hanno una fontana in casa? Con l'acqua santa? Qua, eh, va bene, dai Quanto cosa lì Dai Vedo la gente morta Toh, va chi c'è lì Buono, perfetto, abbiamo l'ultimo pezzo della dama, si spera. Sto arrivando! Ho preso il pezzo della dama! Mugliera. Non mi stan cagando qui, eh? Che è sta roba? Questi tubi c'erano prima. E dietro il bagno abbiamo? Cazzo che infarto! C'è qualcosa dietro... E palesemente c'è palesemente qualcosa dietro la, la tenda. Palesemente. Tiro uno sciacquone ma non succede niente. Toh, qualcuno ha cagato delle mele, perfetto, perfetto. Posso tirare la tenda? Perché lo vorrei Perché dovrei farlo? No, non posso farlo, ragazzi. F facciamo che non indago, va! Oh, la visuale! Ma perché deve fare sta puttanata qua? Sta andando da sola, ragazzi eh! Che fastidio, che fastidio che si gira da sola così. Che cazzo di fastidio. Oi! Da quando c'è... Aspetta. Qui c'è l'immagine di una bambina. Medicine... Ma questa è casa nostra? È possibile che sia casa nostra? Finalmente diciamo con, con, con una sua vera effettiva forma. Cioè questo è il salotto? No, non è possibile che c'è il cesso in mezzo alla sala alla sala. Vado a farmi la doccia con gli ospiti in casa che ti guardano. E quindi? Ok, la visuale ha smesso di muoversi da sola, buono. Devo trovare, suppongo, l'ultimo pezzo. Il dalala, che cazzo succede qui? Ma mio dio. Buono, bene. Bene. Non so se riusciremo mai, ragazzi, ad arrivare a una fine se continuiamo questa con follia qui. Porca puttana! Degenerativa la situazione. Che cazzo è sto quadro? È un orso con una corona. Buono. Quindi? Non sto capendo più un cazzo. Sta, sta iniziando, stanno iniziando a mettere robe completamente a caso. È un orso che ha la. La museruola del cane di prima. Perfetto. Perfetto. A questo punto ritorniamo in bagno. No, torniamo qua. Vediamo se qua è cambiato qualcosa. No. E non c'è niente. Niente ancora. Ma, strano. Il mouse, forse. No, 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 ragazzi. Non, non credo sia il mouse. Quell'orsacchiotto si è mosso. Credo sia proprio una questione di cello. È, è scriptato, è fatto apposta così. Forse, forse voleva, con la visuale, voleva farmi vedere che cazzo stava cambiando. E dove dovevo andare? Quindi suppongo che io debba, debba andare di qua. A questo punto qua dovrebbe esserci da qualche parte l'altro pezzo della dama. Però figa ragazzi, il problema è che non si vede un cazzo in sto gioco. Io non posso andare a cercare mezz'ora dove merda sta la, 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 la pedina di, di, di dama nascosta. Cioè è un delirio, eh. Qua dentro non c'è niente. E capite che non si vede letteralmente nulla. Io non, non, non riesco a... Non riesco neanche a mettere a fuoco. Non, non vedo un cazzo. Non so voi, ma io non sto vedendo niente. Nonostante abbiamo anche alzato... C'è un panda qui, buono. Nonostante abbiamo anche alzato la, la luminosità, ma non succede un cazzo. Qui niente. Niente. Cos'è? Uh! Buono. Qui non c'è un K. E no, quindi? Signori miei. Abbiamo un problema. Tra l'altro io ho ancora il vasetto con l'occhio, eh. Qua non posso interagire. Non posso schiacciare un cazzo sulla, sulla scacchiera. Perfetto. Qua abbiamo già guardato. Proviamo a risalire qua sopra. Ah, qua non l'abbiamo visto. C'è un uomo nero dietro la tenda qui. Che idea del ca. Non è che forse queste linee conducono da qualche parte? Eh? No, pare di no. Proviamo a risalire qua sopra. Non succede niente. Oh. Non so dove guardare. Prova a salire e guardare dalla finestra. Sopra dici. Perché non c'è nulla. Sul lavandino in bagno. Sul lavandino in bagno. Andiamo. Lavandino in bagno? C'è un lavandino in bagno. Ah qua, bravi! Qua, 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 qua. Bravi ragazzuoli. Qua c'è ancora una cosa di profumo. Che cazzo La visuale ancora che sta flippando! Che succede? Ah, non ho visto che sono cresciute le piante in casa. buono, buono, buono. buono. E io che dovrei fare perciò? Va bene. La domanda è, io sono i bianchi, giusto? Sì. Sto perdendo male. Ci rendiamo conto, vero? Sto perdendo e non credo di poterci fare nulla. Sto perdendo, sto perdendo male. Oh, qua, 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 qua. Credo sia seduta qui in questo momento lei. Sì. No, non è seduta qui. Dobbiamo trovare l'ultimo fottuto pezzo. Qua c'è il carosello del bambino. Il bambino è off limits. Ah, c'è una luce lì però. La visuale si sta muovendo da sola di nuovo, eh. Io non sto facendo niente, ragazzi. Non, non riesco a capire sta cosa della visuale che ha una, una certa inizia a, a muoversi così. Qua dietro? No! Qua abbiamo già visto, forse qua dentro c'è una delle... No, no, non c'è. Strano. Prova lo sciacone. I bianchi perdono sempre, attenzione, critica sociale. Prova lo sciacone di nuovo. Non cambia un cazzo, direi che più, più che altro è, è, è intasato male. Qua sotto non c'è niente. Dobbiamo trovare l'ultimo pezzo di dama. Spero che sia l'ultimo perché, porca puttana, eh, cioè, ci metto un'ora solo per trovarne uno. Perché qua non c'è. Io non lo vedo. Non so voi, ma io non lo vedo. Sto cercando un po' dappertutto, ragazzuoli. Questo? No. Questo è un dondolo del bambino. Cazzo, come smorzare il gameplay? Davvero. Dio mio, che due coglioni sta, 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 sta parte. Eh, Scusa, un telecomando? No, niente. Torna alla scacchiera? Quello che hai è l'ultimo? Ah, Ma che cazzo, ma ci sono passato alla scacchiera, davanti alla, fiera, alla scacchiera, ci sono andato dieci volte, è possibile che non parte? Ok. Buono! Abbiamo sbloccato la cucina. Salve! La casa. Oh mio dio! Belle queste manine. Qui abbiamo. Uh... che cazzo è? Oh mio dio, è un quadro? Sì, è un quadro. Pensavo fosse una persona. Ah, la cucina di prima, ok, perfetto. Il nostro primo jumpscare. Con c'è una casa che bolle in pentola. Zucchero. Buono. A questo punto, qua da qualche parte ci sarà sicuramente l'ultima. Eccolo qua. Eh, devo andare dall'altra parte. Che è successo? Che succede? Che suoni sono? Non avviene un cazzo. Andiamo a posare il pezzo. Non succede niente. Non posso zoomare, non posso fare un K Dio bonobo. Ah, si è aperta una porta qui dietro. No. Qua 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 qua, aspetta, c'è una strana luce. Ma che cazzo! Ok, due quadri. Perfetto. Un altro pezzo ancora? Che cazzo succede? Oddio! Oh pronto? Forse sto sbagliando qualcosina. Sì, mi sa che sto sbagliando qualcosina. Ok, adesso che ho aperto anche questi. Ok. Stavolta ha funzionato? No. Deve essere una sorta di enigma. Devo capire come cazzo funziona. Ah no, qua, qua, qua. No, niente. Ah, l'occhio. Eh, il bambino che sta cercando di prendere l'occhio. Buono. Devo capire come funziona sta roba. Quindi, se io prendo questo, mi si aprono questi tre. No, tutti e quattro adesso. La casa, forse? Vediamo un po' se posso interagire con lei. Nope. Prova ad aprire anche di qua. Vediamo un po'. It doesn't work. Dio. Dio, devi metterci qualcosa al posto della dama. Ah, perché ma posso afferrare gli oggetti e spostarli? Da quando? È tutto il gioco che non lo posso fare. Prova a metterlo zucchero? No, non me lo fa prendere? Questo qua. Sì, abbiamo messo un pesetto. Ok. Ok, va bene. Perfetto, abbiamo l'ultimo pezzo della dama. Wow! Che ordine! Sto per avere un infarto. Vè? Vè? Salve! Quindi... Non è cambiato molto. Ah. Ok. Qua dietro c'è ancora l'uomo nero. Dio santo. Ok, qua non posso più passare. 042, devo mettere sto codice da qualche parte. Dove? Cristo santo, basta ancora tu! Ci sarà un telefono dalla quale mettere. No? Ah! Buono, buono, buono. buono. 042, c'era un codice. Che cazzo! Qualcuno sta suonando un piano. Ma. Quanta, che, quanta roba random sta succedendo in questo. Sta succedendo di tutto. Eh, un Allegretto, guarda che bello. La musica è strana, perché viene esattamente da. da qui Cioè, se passo di qua ritorno in tre. Allora, con calma. Ho trovato un codice, però non so dove devo piazzarlo. Qua non ci sono telefoni né niente. Di qua non posso passare, giusto? Yes? Ah, ok. Basta semplicemente andare al centro. E quel codice lì che ho trovato prima? Che cazzo è servito? A niente? Che 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 che. Oh oh oh! Ehi, Bounty! Bene, buono. Perfetto. Dio mio. Oh, ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Aspetta, vediamo cosa c'è scritto qua dietro? Non c'è scritto più nulla! Oh! Abbiamo messo l'ultimo pezzo! Il dito! No, cos'era il dito? L'occhio, l'occhio, l'occhio. Eh sì, era la signorina dell'immagine. Dell Quindi è lei, nostra yes. moglie. That's it. E quella è la nostra mano? Buona That's bene. Beautiful. Ma è Indiana. Perfect. Just like I always imagined Porca what, what is this? I, I don't understand. Bene. Why <laughs> No. Stop it! Please. Perfetto. It was so close. This time, I almost had it. Wow, quindi? C'è l'ultimo livello? Credo sia l'ultimo livello. No, aspetta, aspettate. Devo capire se è la fine o meno. Forse sì, forse no. Porca puttana. Ah, questi sono tutti i tentativi che abbiamo fatto per cercare di ricreare la. Di... Ah, forse abbiamo cercato di riportarla in vita, possibile? Nella nostra follia. Buono, bene. Ah, siamo tornati all'inizio del gioco. Tutta la volta che scopo da ubriaco mi succede quello. Da ubriaco non scopi, da ubriaco ti scopano. Siamo tornati qua. Il nostro ufficio era di là. Qua sotto possiamo scendere. Siamo tornati a casa comunque. Eh? Sì, era... Ca che cazzo... Ok, sì. Allora si gira la visuale quando... Porca troia però. Si gira la visuale quando ci spiega dove dobbiamo andare, suppongo. Guardate che cazzo di effetto orribile. Cioè, è una cosa veramente orribile. Da molto fastidio. Eh, i quadri di nostra moglie, perfetto. Cioè, perfetto il cazzo. Eh, siamo diventati ossessionati da lei, abbiamo cercato di, 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 di riportarla in vita. Però non, non penso l'abbiamo uccisa noi, mi sa. Eh, qui c'era la, la, la stanza di nostro figlio. Vediamo se troviamo qualche indizio, qualcosa. Nope. Damn. No. 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 Ok, quindi... Windy. Devo ricordarmi dove era lo studio Sotto non possiamo scendere Perché a quanto pare ci flippa la visuale Ah Questi sono gli sviluppatori Sì, sono, credo, gli sviluppatori Figo, fighissima sta roba Team leader Creative art director Quindi l'abbiamo finita in poche parole ma non ci spiegano cazzo. Complimenti a sti ragazzi. Bravi, bravi bestie. Tanta roba. Molto, molto bello. Anche, anche bellissimo concluderla così con questa impaginazione. Ma non me ne frego un cazzo perché voglio capire se c'è quello che poi è il finale effettivo. A questo punto vado di qui per scoprire che... Eh, capite? Cioè, era tutto... Uh! Ok, la chiave... La chiave, abbiamo trovato la chiave. Dove cazzo è lo studio? Ci siamo quasi, ragazzuoli. The end. Quadri della moglie tutti diversi, non l'ho notato. Ok, dov'è che era lo studio? Qua c'era... No. Ok, questo qua era lo studio? Mi sa di sì, eh. Ma scusa, la chiave ce l'ho. E che cazzo ancora? Non me la fa aprire. Parte la musica. No, non parte la musica perché non c'è il, il, il vinile. Ok, abbiamo una chiave che non so che cazzo apre. Vabbè, qua c'è il solito armadio di merda con dentro niente. Ma perché non posso accedere di qua, scusami. Proviamo a scendere al piano di sotto, adesso che ho la chiave. <ride> Vediamo un po'. Provo anche a rivedere un attimo i quadri della moglie, perché non, non, ho, non, non ho notato che, siano tutti, che sono tutti diversi. Sì, sono un po sì, alcuni sono diversi. Sì, effettivamente sì. Sì, sì, sono diversi. Non tutti, eh. Alcuni hanno un'espressione facciale diversa, altri, no, altri no. Figo. Tutti i tentativi in cui... Cioè, il, tutti, tutti i modi in cui lui ha provato a ricostruirla. Adesso mi fa scendere sto stronzo? O... Sì, mi fa scendere stavolta. Che culo. Buono. Il cesso, abbastanza inutile. Qua abbiamo che cosa? che cazzo è sta roba ah lo scantinato buono con delle fotografie perché fa sta cosa della visuale che fastidio ragazzi guardate ma secondo me è un bug deve essere un bug si, a un certo punto si flip. io non sto facendo nulla guardate le mani fa da solo fa da solo è una cosa fastidiosissima la porta d'uscita E eh, adesso ci arriva la porta d'uscita se smette di far sta stronzata è meglio però perché se no mi viene il vomito e questa è la porta d'uscita. Siamo allo studio. Basta, ti prego, per favore. Ok, se faccio ex, smette. Buono. Ma abbiamo scoperto come riparare il, il PC. E dentro i bauli troviamo... Un cazzo? Davvero? Bene, buono. Qui non c'è niente. Non flickerare tu. Che cazzo di... Mindfuck. Cioè, ricominciamo da capo? Veramente? No, vabbè. Ho capito. Vabbè, quindi abbiamo cercato di... Allora, l'unica cosa che non mi è chiara è se abbiamo ucciso noi nostra moglie o se la moglie... Se la moglie si è uccisa e noi abbiamo cercato di, di ricostruirla. L'unica cosa è questa. Tra l'altro ho notato adesso, la F di F.I.A.R. è una donna. Che figata. È un loop, sì, vabbè, quello, quello era abbastanza ovvio. Figo, figo, figo. Musichetta di Zelda, più o meno. Libera interpretazione. Secondo me si è uccisa lei e noi abbiamo cercato di ricostruirla con i pezzi del suo corpo. Possibile? Ci potrebbe stare come, 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 come concetto? Bello, bello. Strano, strano, forte. C'è anche il 2, a quanto pare. C'è anche il 2. C'è anche il 2. Allora ragazzuoli, è stato veramente interessante, se dovessi dargli una valutazione, no non ve lo dico, lo scoprirete perché ci farò una recensione su questo giochino, comunque mi è piaciuto parecchio, veramente tanto, perché in sole 6 ore di gameplay, anche se in realtà il gioco dovrebbe durarne 3 e mezzo, mi ha regalato un botto di emozione, al di là dei jumpscare, devo dire che dal punto di vista artistico è spettacolare, mi è piaciuto un casino, uno dei primi horror veri veri proprio che mi hanno portato nel canale, e... l'unica cosa è che punta troppo sul jumpscare, ma chi se ne frega, tanta tanta roba! Magari con il due si spiega è possibile? Non credo perché lei rideva, secondo me, è lui l'assassino e lei si è vendicato da morta, dici? Boh, è nata in depressione per la perdita del figlio. Secondo me la madre ha, ha ucciso la figlia. Noi abbiamo ucciso la moglie. Abbiamo tentato di fare dei ritratti di lei senza successo. Perché la madre avrebbe ucciso la figlia? Scusa, la metti anche su YouTube, Yes. Il prossimo lo vedrete, bestiaci, lo vedrete il prossimo gioco horror. C'era scritto finiscilo su o sbaglio. Sì, allora, c è, c è, dobbiamo finire il quadro, quindi ogni volta si diceva fin finirlo. Non hai capito che i topi hanno causato l'incendio se non l'avessi capito? Non hai capito che i topi hanno causato l'incendio se non l'avessi capito? La sintassi di questa frase è, è arte? Sei proprio da scriverla su un quadro? Come possibile? Come i topi hanno causato l'incendio, scusami. Il 2 è tutta un'altra cosa, penso a spiegare... Ah, ok, vabbè. M meglio se è un'altra un storia. Non voleva una figlia di un uomo che la ignorava, non lo so. A ah, dici che quindi ha ucciso sua. micchia. Quando il prossimo Dark Souls ti. E eh, ragazzi, è passato, è passato. L'arte è un'esplosione. Forse la moglie ha perso il bambino, lei è diventata pazza e si è suicidata. Insomma, roba triste, roba felice. Vabbè ragazzuoli, allora facciamo una bella cosa. Noi, intanto, ci vediamo domani con la ehm, serata indie. Quindi, siateci perché sarà, sarà incredibile. Ragazzuoli, giocheremo a. Non mi ricordo più, Andrea, tu ti ricordi il nome, lo sai tu. Ci sarà il maestro, ovviamente, connesso con noi. Ragazzi, stasera, perdonatemi, ma la taglio perché abbiamo, abbiamo sforato il tempo e la mia gola sta. Non è. Sta, sta, sta uscendo del fumo dalla mia bocca, da quanto è bollente. Non avete idea del dolore che sto provando. Quindi. Mi fermo qua, se permettete, noi ci vediamo domani alle 21.30. È stato comunque un piacere, mi è piaciuto un botto. State, sintonistete, stiate tuned su Instagram e o su YouTube. Perché prima o poi uscirà una recensione così come doveva uscire un video recensione anche di Call of Turu, Ma Magari ne parleremo insieme tutti quanti. A un podcast, forse, forse faremo così. Eh, ci sta, ci sta come, come cosa, poi vedremo. Quindi, siateci, mi raccomando, ragazzi, perché domani ci sarà il gioco uh, indie, la serata indie. Va bene, bestiaci, fatti bravi, fatti buoni. È stato un piacere, grazie mille a tutti quelli che si sono iscritti grazie mille a tutti quelli che stanno con noi ogni sacrosanta sera eh, utilizzate i punti canale per partecipare al contest di Cyberpunk 2077 e se vi va, per Dio, se vi va perché no, iscrivetevi al nostro Discord così potete leggere tutti quelli, i partecipanti al contest, va bene bestiacce? Buonanotte, eh? buonanotte usciamo da sta cazzo di roba che se mi sento sta musica bella, però minchia a domani, a domani, fate i bravi fate i buoni, e pensatemi cazzo